regia è iniziata con circa mezz'ora di anticipo e il suo componitore Alessio Garau è già seduto sullo scranno dove per il gremio dei falegnami oggi lui si trasfigurerà in suo componitore di questo martedì di carnevale del 2016 per il gremio dei falegnami. Intanto la regia ci manda con questa immagine molto suggestiva in picture dove per noi c'è la regia di Davide Corona, l'immagine fantastica di questa vestizione che si sta compiendo in questo momento. Come potete vedere, le particolarità di questa giornata del martedì sono sicuramente i colori. Qui dominano oggi l'azzurro e il rosa, che sono i colori del martedì del gremio dei falegnami, e Alessio Garau intanto Alessio Garau è lì sicuramente emozionatissimo davanti a una folla enorme che sta osservando con grande attenzione un momento sicuramente solenne della Sartiglia, quello in cui il suo componitore si trasfigurerà. Intanto aspettiamo che arrivino in postazione anche i miei colleghi Enrico Carta della Nuova Sardegna e Luigi Cozzoli, componitore storico, che ci aiuterà nel commento tecnico di questa giornata. Intanto oggi splende il sole, vedete che c'è una bella differenza rispetto all'altro giorno, abbiamo veramente visto tantissima acqua l'altro giorno. Oggi speriamo sia una giornata molto molto più fortunata, molto più fortunata, insomma. Per adesso sembra sia così. Intanto sono stato raggiunto in postazione dai miei colleghi e ne sono molto felice, perché insomma senza di loro è complicatissimo raccontare questa giornata. Allora, buongiorno Luigi, buongiorno Enrico, ci siamo. Buongiorno a tutti. Allora, è iniziata con un po' di anticipo la giornata di oggi. Sapevamo che il gremio avrebbe potuto anticipare la giornata. Allora, come vediamo siamo a buon punto per adesso, come l'anno scorso Luigi, sì. Martedì è meno funestato dal maltempo. Dal maltempo. Speriamo bene. No, le nuvole sono a macchia di leopardo, come si usa dire, quindi sì, diciamo che le previsioni sono confortanti. Ecco, sono confortanti. Speriamo che non faccia la stessa cosa che ha fatto ieri, che ci ha alluvionati praticamente. Intanto Enrico, ci siamo? Sì, ci siamo. Iniziamo a dare qualche informazione. Ricordiamo che così questa ormai da qualche tempo viene definita come la Sartiglia degli oristanesi, mentre quella della domenica ha un afflusso di gente, di folla da un po' tutta la Sardegna per via della giornata festiva. Il martedì del carnevale, la festa diciamo che è un po' più raccolta e riguarda più da vicino gli abitanti della città. Non per questo sarà meno bella, anzi abbiamo una giornata di esperienza alle spalle e la possibilità di migliorare quello che è già stato fatto domenica, dove ricordiamo sono state infilzate 19 stelle dai cavalieri durante la corsa alla stella. Cavalieri che sono stati bravissimi, nonostante il maltempo non li abbia certo aiutati nel compiere le loro evoluzioni, sia alle pariglie durante la corsa alla stella. Se vogliamo elencarle, le 19 stelle infilzate domenica, anche se non in ordine, ricordiamo che la prima è stata comunque quella di Federico Fadda, poi sono andati a bersaglio Sergio Leda, Giuseppe Sedda, Franco Leda, Pasquale Forgillo, Matteo Licheri, Attilio Balduzzi, Paolo Rosas, Anthony Macioni, Andrea Piroddi, Francesco Serra, Antonio Cuccu, Alessandro Crobu, Daniele Mattur, Roberto Pau, Marco Cardias, Andrea Cinus, Paolo Soddu e Luigi Iriu. Andrea Cinus, che poi è il più giovane, no, ad aver corso, è centrata la stella. Intanto vediamo ancora le immagini molto suggestive che ci arrivano dalla regia di Davide Corona, sì, dove abbiamo gli operatori Lucio Prau, Mauro Strazzera, Mauro Pesse, Maurizio Abis, che ci stanno raccontando, anche grazie alla tecnica di Videogum, questa bellissima giornata che per adesso ci sta confortando con un sole fantastico, Luigi. Ecco, io per prima cosa vorrei spendere un attimo due parole sul sito dove si svolge la vestizione. È un cortile privato,
di una persona che ha recuperato questo spazio e che mette a disposizione del gremio dei falegnami diciamo, lo spazio per fare la vestizione. Normalmente la vestizione avveniva già da diversi anni in altri lati di questo spazio, esattamente dall'altra parte, cioè di fronte rispetto, il tavolo era posizionato di fronte rispetto sul lato opposto. E questo permetteva un po' un riparo. È stato un po' un rischio questo, perché come vedete invece la vestizione si svolge in questo modo, completamente all'aperto. Dicevo, questo spazio è stato recuperato da una persona eclettica che ha acquistato il cortile e i capannoni, la corte sì. Diciamo. Ma la casa a fianco è un vecchio granaio. Esatto, un vecchio granaio. Dove adesso si svolgono delle manifestazioni di tipo culturale. C'è uno studio di un pittore, ci sono delle cose bellissime, merita di andarlo a vedere. E chiaramente però ne ha fatto anche un B&B per fare in modo che insomma che possa essere anche produttivo, perché non... E intanto continuiamo a vedere. Io direi insomma che sicuramente questa posizione, questo luogo è veramente fantastico e ci permette di raccontare una cosa, sicuramente una giornata sicuramente unica. Anche lo spazio dell'anno scorso era molto bello, però è evidente che questo cortile così raccolto continua a raccontarci una vestizione dove fondamentalmente non c'è bisogno di una grande folla, è necessaria la presenza di le persone, certo, che vogliono essere, certo, presenti, e certo, che il gremio vuole siano certo, presenti. Certo. Però è anche giusto che una manifestazione di questo tipo possa avere anche il giusto risalto e che la gente possa usufruire di spazi adatti per poter assistere a una cosa che è veramente unica nel folklore isolano. Ecco, diciamo che magari c'è... Scusate un attimo, abbiamo dei problemi con i microfoni. Abbiamo qualche problema nel speriamo di risolvere nell'audio. Subito. Intanto vi dico che purtroppo questo affrettare dei tempi ha creato delle concomitanze magari sfortunate, perché mentre è già iniziata la vestizione su componitori, in piazza Eleonora è in corso il bando, altro momento tipico della giornata della Sartiglia in cui viene annunciata appunto la giornata di festa. Purtroppo insomma motivi di ordine pubblico hanno consigliato tutti quanti di affrettare i tempi, i due appuntamenti si stanno svolgendo in concomitanza. E intanto continuiamo a vedere queste fantastiche immagini che ci racconta che ci raccontano di una evoluzione rapida dei tempi, come diceva appunto Enrico, e presto anche il nostro Alessio Garau vestirà il coglietto con le borchie argentate, certo, che è tipico della vestizione del gremio di San Giuseppe. Ecco, possiamo anche dire che giusto per per la precisione dobbiamo dire che i costumi differiscono fondamentalmente. Aspetta un attimo. Fondamentalmente i costumi differiscono nel cinturone, che viene abbottonato davanti e non dietro, come invece quello di San Giovanni. E poi i pantaloni soprattutto, che questi sono mezzi pantaloni in pelle, e praticamente su un poidori sale con i pantaloni suoi e sovrappone i pantaloni in pelle che arrivano praticamente tipo bermuda sopra il ginocchio. Invece i pantaloni del costume di San Giovanni sono pantaloni da cavallo veri e propri, e il suco poidori ha solo quelli addosso. Purtroppo per il nostro amico di domenica Francesco Castagna, che li ha bagnati, e quando è arrivato
a togliersi la maschera praticamente era zuppo. Mi ha raccontato stamattina che addirittura quando muoveva il cilindro, dal cilindro scendeva una cascata d'acqua. Sì, ma io ho parlato anche con Maurizio Caso, che noi abbiamo annunciato essere centratore di stelle, e che domenica non ha centrato la stella, ma mi ha detto che la visibilità era veramente terribile. Ha fatto la discesa praticamente alla cieca perché l'acqua gli entrava nella maschera. Sì, è piovuto veramente molto e chiaramente questo ha pregiudicato un po' lo spettacolo. È stato anche un dispiacere vedere che una remata, direi quasi perfetta, si è svolta davanti a un pubblico veramente esiguo, c'erano poche persone. Ma Luigi, se me lo consenti, ti faccio vedere. Però, scusa, voglio dirti soltanto una cosa. Tieni presente che comunque, grazie a Dio, adesso abbiamo i mezzi di comunicazione. Remata sarà sicuramente proiettata a lungo, perché effettivamente è stata una cosa notevole. Guarda, se me lo consenti, chiedo alla regia di mandare un video che abbiamo realizzato quando ci sono state le selezioni per le pariglie, per i numeri di testiera. Abbiamo intervistato Alessio Garau, che ci ha raccontato l'emozione enorme di essere stato nominato Componidori per la giornata di oggi. Prego la regia. Con le selezioni siamo praticamente quasi arrivati alla manifestazione, quindi l'emozione comincia a farsi sentire di più, perché ormai mancano pochi giorni e niente. Vediamo la Candelora, che sarà un altro bel colpo di emozione, e poi siamo arrivati. Per Oristano la Sardiglia è tutto, perché è una manifestazione che ormai esiste da più di 500 anni, quindi per Oristano è la cosa principale. Poi, per quanto riguarda il mio ruolo quest'anno, è sicuramente una cosa indescrivibile, perché è un sogno che ho da bambino, e cioè, oggi ricoprire questo ruolo è come un sogno che si realizza, quindi l'emozione è troppo. Mi auguro che vada bene, la prima cosa che auguro è che non piova, perché ormai sono 4 anni che il tempo non è dalla nostra parte, quindi speriamo che il tempo ci assiste, poi per il resto prima ce la metteremo tutti e cercheremo di fare una bella figura. Luigi, sì, continuiamo a raccontare. Abbiamo sentito la voce di Alessio, emozionato. Anche l'anno scorso, quando abbiamo intervistato poi Corrado Massidda, no? E poi il nostro Sullongo, Componidori altissimo dell'anno scorso. E abbiamo carpito la loro emozione enorme, perché comunque è un onore essere Componidori. Non solo è un onore, oggi è oramai una cosa che si fa una volta nella vita, quindi insomma è un po' come una tesi di, come uno quando va ad andare la laurea, insomma è un fatto importante della propria vita che uno si porterà dietro per sempre, quindi è chiaro che c'è anche una sorta di emozione, un fatto proprio emotivo importante. Però dobbiamo anche dire che questi ragazzi si allenano, sono sicuri di sé, quindi gli aiuta molto il fatto di avere la sicurezza di poter fare delle cose belle, cioè di essersi preparati a dovere per questa occasione. Intanto vediamo le Massaiedas che appuntano i nastri sulla camicia e continuano la loro visione. Ecco, Massaia Mana che osserva una con attenzione. Componente importantissima di questa di questa cerimonia sono proprio le donne che appuntano, che vestono su Componidori, porgendo, c'è tutto un sistema di un cerimoniale, ci sono due che effettivamente svolgono il lavoro di cucitura, che fanno la vestizione vera e propria, e poi c'è tutto un contorno di altre persone che porgono, che fanno da serventi praticamente per poter fare in modo che le cose si svolgano anche in tempi consoni alla manifestazione.
Intanto vediamo un bellissimo primo piano che ci viene regalato dalla regia, i colori sgargiantissimi di una mattinata fino ad ora veramente molto bella. Siamo molto contenti di questo, chiaramente preoccupatissimi rispetto all'altro giorno, però non possiamo che sperare che la giornata regga e che si possa raccontare una Sartiglia emozionante e bella, come è stata anche quella dell'altro giorno, seppur funestata da una tempesta incredibile. Intanto continuiamo a vedere le immagini e i colori, appunto, della molto bella questa bandiera di San Giuseppe, e che con i colori proprio del gremio di San Giuseppe, che sono riportati anche nelle maniche dei suoi componitori, cioè l'azzurro e il rosa. Intanto ricordo a tutti che per chi volesse poi approfondire alcuni temi che riguardano la Sartiglia può andare anche sul sito della fondazione e su EIA TV, dove ci sono moltissimi video che raccontano queste giornate, con particolari che riguardano la costruzione delle stelle, delle spade, delle rosette, perché poi le rosette, non le coccarde che adornano i cavalli, che compongono le bardature dei cavalli, sono veramente bellissime. Chiaramente le donne non fanno solo quello in Sartiglia, fanno un po' tutto, corrono anche, quelle sono sicuramente gli aspetti, diciamo, più colorati, più vivaci, anche più esteriori della festa. Diciamo anche che la donna sarda è una donna molto eclettica, che sa essere donna, ma sa essere anche guida della famiglia e del sistema, che è sicuramente matriarcale, insomma, lo sappiamo tutti. Intanto continuiamo a vedere anche le immagini, sentiamo il rullo dei tamburini che accompagnano sempre in maniera sonora. Ecco, si comincia a vedere il sugoietto si differenzia da quello di domenica per le borchie d'argento. È sottolineato dall'applauso questo momento particolare della vestizione. Ecco il nostro Alessio. Serissimo. No, poi anche notavamo anche l'altra volta, no, che poi alla fine più procede la vestizione, più l'aspetto del suo componitori muta in senso ieratico. Beh, ma c'è anche da dire questo, che per chi, almeno nella mia esperienza, man mano che vai avanti con la vestizione capisci quello che ti sta capitando e quindi entri più nella parte e quindi diventi anche più serio, non è che, mentre all'inizio giochi un po', poi ci sono scherzi perché sei ancora il cavaliere normale, quando piano piano vai avanti nella vestizione, ti mettono i fiocchi, ti mettono queste cose qui, capisci di essere su compoidori, allora entri anche nella parte e quindi capisci l'importanza del ruolo che stai rivestendo e quindi anche della responsabilità che ti sta cadendo addosso. Non so se ho reso l'idea di quello. Assolutamente sì, anche perché il capocorsa ha veramente una grande responsabilità, scegliendo lui tutti i cavalieri che possono poi calcare in qualche modo la via Duomo e avere il grande onore di scendere per correre la stella. Come si diceva una volta, che si chiamava infatti mantenitore, no? Non componitori, ma poi è diventato componitori. Ma parliamoci chiaro, la responsabilità dell'andamento della gara, tu devi essere una sorta di manager, perché al momento in cui sei investito di questo, devi andare avanti, devi fare questo, punto e basta, e devi essere un organizzatore e quindi un manager della gara, e la gara dipende da questo, dal fatto se tu sei se hai la capacità di importi in maniera importi in maniera non impositiva, scusate il gioco di parole, ma non certo, mi viene altro certo, in questo certo. momento, che non invece in altre maniere, insomma, quindi devi essere autorevole e non autoritario. Ecco, questo è il... Ma ricordiamo anche che per chi per la prima volta sta vedendo le immagini della Sartiglia di Oristano, che la Sartiglia è una giostra equestre che ha origini antichissime, probabilmente nasce in un contesto che è quello del medievale e giudicale per quanto riguarda la Sardegna. Ci sono testimonianze che risalgono addirittura al 1300, quando ci fu una Sartiglia guidata da tale Guantino de Roux, componitore maggiore.
quindi stiamo parlando veramente di origini antichissime. Poi chiaramente la celebrazione si è articolata in modo molto diverso, anche perché fa poi parte di quelle celebrazioni un po' barocche della Spagna imperiale di Carlo V e poi anche successivamente. Ci sono poi momenti di istituzionalizzazione, perché poi non è che si corresse solo per il carnevale, giusto Luigi? Sì, però non cominciamo con Carlo V, perché ci hanno già riproverato domenica. No, ne abbiamo parlato, non lo nomino più, promesso. Però è vero, no, prima della Sardegna si correva non solo per il carnevale, si correva anche per altri eventi, cioè si parla di incoronazioni, si parla di nascite, naturalmente sempre nobili, e poi probabilmente i nobili correvano qua e invece fuori le mura correvano anche altri cavalieri, certo, cioè anche questo il popolino aspetto che è molto importante. Una sorta di prova di valentia, le pariglie non sono altro che una prova di valentia, una prova di capacità di poter condurre i cavalli come si vuole, insomma, e non come vogliono loro. Poi ci sono chiaramente anche testimonianze che ci raccontano poi i gremi, che sono i due, che sono poi le società che poi erano diventate poi società di mutuo soccorso, no, più che corporazioni di mestiere. Sì. Erano sicuramente di più a Oristano. Poi alla fine chi organizza il carnevale sono comunque il gremio dei contadini e il gremio dei falegnami. Sì, però mentre c'era la società operaia di mutuo soccorso, che negli anni, diciamo, nei primi del secolo, che è andata avanti, i gremi invece erano una sorta di mutuo soccorso però corporativo, cioè si rivolgevano soltanto ed esclusivamente ai propri iscritti e basta, cosa che invece non sono le società, diciamo, di mutuo soccorso che si rivolgono a una classe e non soltanto a un determinato mestiere. Intanto continuiamo a vedere le bellissime immagini che raccontano questo è un momento topico. Questo è un momento in cui il Sucopoidori indossa questi fazzoletti per evitare che la maschera tocchi il viso. Ed è importante che il viso non venga toccato dalla maschera, perché sennò potrebbe creare qualche ferita, addirittura qualche abrasione della faccia e intanto è venuto a trovarci il direttore Gianni Ledda, perché siamo in onda anche su Super TV, Luigi, sono proprio in Donnia Zasso, tocca da Dunar. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno e bentrovati, e soprattutto all'amico Luigi che da vecchia data, insomma, compagno di avventura nel commento della Sartiglia e indimenticabili commenti appunto fatti assieme. Allora, ho chiesto di entrare insieme a te, intanto anche a te Tore, buongiorno anche ai telespettatori di Eia TV, solo per ricordare che stiamo trasmettendo il vostro audio anche sulla diretta di Super TV, sul digitale terrestre, che in questo momento appunto i telespettatori stanno vedendo, così come abbiamo fatto domenica. Devo farvi i complimenti naturalmente per la preparazione, avete studiato molto. No, le preparazioni. A noi piace anche scherzare però, non è che, no, ma diciamo, non diamoci aria, io non sono un giornalista. Il nostro intellettuale era Enrico, diciamolo. Era Enrico, io ancora faccio il farmacista. Lo facevo. Però Gianni, grazie veramente per l'opportunità, questo racconta anche una proficua collaborazione di cui siamo molto contenti. Certo, magari anche di possibilità di crescita in futuro, non soltanto per la Sartiglia, perché come sai Tore, noi siamo in contatto da molti anni, già da quando tu ti occupavi dell'ufficio di Salim Basarda in provincia di Oristano. Assolutamente. Abbiamo fatto delle belle cose insieme, quindi anche perché no, complementare, io non penso mai che le web TV vadano in concorrenza con la televisione tradizionale, anzi insieme possiamo dare un servizio migliore, perché dove arriva la web TV non arrivano le televisioni, nessuna televisione ha una copertura mondiale, nemmeno la CNN se vogliamo. soltanto le web TV hanno questo, poi con un sostegno di comunicazione importante, di pubblicità e di sensibilizzazione nei confronti delle persone che amano vedere la web TV, ma non soltanto la Sartiglia web TV,
e quindi credo che si possa davvero fare delle cose assieme in futuro. E poi per l'amore de Salimbasarda, come tenoso su Zeusu tifoso su Ginara, no, de Salimbasarda, Zeusu ha provato un gusto con tui, ha imparato bene a chi si su Sadru, ha imparato a scrivere su campidanese e così magrada mi piace di Duvai commenti se si intendenti devo vostro passai de Susardo a italiano senza nessuna pregungia voita devo penso che non sia pregungia che stiano usato in televisione. Certo, e infatti ricordiamo per tutti gli amici da Mentausa, tutti i suoi amici, che chi vuole può sempre su IETV switchando l'audio sul nostro canale o sul canale della Fondazione Sesartiglia può andare a sentirsi anche l'audio in sardo e in inglese, perché comunque l'altro giorno do un po' di dati, cioè, ci hanno guardato da tantissimi paesi in tutto il mondo, tantissimi sono stati anche i tweet che sono arrivati e l'hashtag Sartiglia è salito al 20° posto nazionale. Sì, questo è molto importante, significa che la comunicazione è sicuramente di sostegno a una manifestazione che può dare tanto alla Sardegna. Ma sì. Infatti io, scusami Gianni, io volevo dire proprio questo. Abbiamo fatto televisione locale, parliamoci chiari, no? Televisione sarda. Abbiamo fatto sempre il commento nelle televisioni che avevano una diffusione locale. Il fatto di aver fatto già da 2 anni questa esperienza in una web TV mi ha dato il senso di quello che è il ritorno del perché la gente ti scrive, quasi puoi colloquiare con gente che sta dall'altra parte del mondo. Nicola, di controllo di diaframma, ce l'ha sparatissimo. È un altro modo di fare televisione, naturalmente. Per cui forse è il modo del futuro, sarà la televisione del futuro, questa della televisione senza confini. Naturalmente devo dire che anche noi come Super TV abbiamo 24 ore su 24 lo streaming sempre sul nostro sito, quindi insieme a voi, insieme agli altri colleghi che tutti gli anni trasmettono la Sartiglia, diamo a tutti in tutto il mondo, diamo a tutti davvero un servizio, e questo lo facciamo duvadeusu per amore della Sartiglia, vero Sudo? Certo. Ed è Salimbasarda. Dottore Gozzoli, chi ci arrenesce se mi vai una frase completa in sadro da regalo una rosetta? Io tu ci cristianai bene, scusate. Io sono di origine, Deuseo di origine contadina, e quindi ero abituato a parlare il sardo. Poi chiaramente, giustamente, insomma, si perde un po' là. Però Deuseo sadro, e tu comprendo bene. E tu ci ligi, perché noi esti scelti a tu cristianai e ad un ligi, scusate. Su Massimo adesso a descrivere. Andiamo, dai, va bene. Io grazie, vi saluto, vi ringrazio. Grazie, adesso restituisco la sedia a Enrico. Grazie ancora a voi. E ripeto, stiamo trasmettendo la vostra diretta anche sul Super TV. Grazie mille. Mi tocca una rosetta. È vero, sulle ragioni, ne può una rosetta. E intanto torna da noi Enrico, e abbiamo visto anche un tweet da Milano. Grazie a tutti, seguiteci, che insomma è importante. Oggi poi giornata di lavoro per molti che non possono essere qui, rispetto alla domenica, come diceva prima Enrico, che invece dà la possibilità magari a più persone di venire, perché è giornata libera. Oggi è un po' più dedicata a chi è di Oristano, chi è più vicino, chi ha la possibilità di muoversi un po' agevolmente. Sì, ecco, fortunatamente devo dire che gli alberghi sono rimasti molto soddisfatti. Nei giorni scorsi una piccola indagine ci ha permesso di scoprire che sono praticamente tutti pieni posti letto già dal fine settimana e che molti hanno prolungato la propria vacanza a Oristano sino ad oggi. E intanto, vedendo le immagini della vestizione del gremio dei falegnami, forse è il caso anche di dare merito e onore a chi sta compiendo questo accuratissimo gesto. Noi abbiamo raccontato, Enrico, solamente l'importanza delle donne, però spetta a te il compito di cucirci intorno la parte donne, istituzionale. Allora. Esatto, diciamo chi sono queste donne. Sabri Orissa del gremio, che è la moglie del presidente, del maiorale in capo Umberto Azzei, e Letizia Gallistru. Mentre il ruolo di Massaia Manna è affidato a Tiziana Fanni, espertissima. Invece le Masaie Dasa, che poi sono le due ragazze che vedete che stanno cucendo materialmente, sì, seguendo, esatto, l'azione, sì. Esattamente, mentre la Masaia Manna le dirige, le due Masaie Dasa sono Marta Frau e Stefania Paratore. I tamburini e i trombettieri di oggi sono quelli dell'associazione Tamburini e Trombettieri Città di Oristano, mentre la domenica il gruppo dei tamburini e trombettieri Sasartiglia, che storicamente da qualche anno si dividono il compito delle due Sartiglie, un gruppo
segue la Sartiglia della Domenica di San Giuseppe, un gruppo di San Giovanni, un gruppo segue la Sartiglia della del martedì di San Giuseppe dei Falegnani. È bellissima questa inquadratura. Questo presumo sia Maurizio Abis che fa la nostra camera a spalla e sta là sotto, mentre le due camere che fanno il totale e il primo piano frontale sono di Mauro Strazzera e Lucio Frau. Probabilmente poi avremo l'opportunità anche di vedere l'uscita, anche questa è una cosa abbastanza nuova e siamo molto contenti. Con audio autore? Sì. Intanto continuiamo a vedere le immagini. Stiamo procedendo, abbiamo raccontato Enrico come sia diverso il coglietto e anche il pantalone. Oggi sentiamo anche gli urrà. Io perché stiamo procedendo poco sartiglieschi, poco sardi, poco sartiglieschi. Ma ormai, come abbiamo detto domenica, siamo entrati nella globalizzazione, va tutto bene, l'importante è essere contenti. Ricordiamo anche alcuni dettagli del compositore Alessio Carau, che sarà accompagnato nella sua giostra da su secondo Gianluca Russo e da su terzo Andrea Solinas. Mentre il gruppone che domenica era composto da 126 cavalieri, quindi da 42 pariglie, oggi si riduce di una pariglia perché la caduta, che inizialmente sembrava non troppo seria di Corrado Mazzita, invece ha avuto conseguenze un attimino più nefaste, diciamo così. C'è una frattura alla scapola per il cavaliere e una distorsione al ginocchio. Mentre il compagno di pariglia Fabrizio Manca, che è riuscito a mantenere l'assetto dei cavalli nonostante la caduta di Corrado Massida, si è procurato alcune lesioni muscolari sia alla schiena che agli addominali. L'unico indenne della pariglia è Ignazio Lombardi, ma ovviamente senza i compagni non ha perso, diciamo, il gusto, la gioia di poter partecipare alla giostra, anche perché sfilare da solo non credo che sarebbe stato. Non solo, ma poi c'è anche il fatto che loro hanno sempre corso insieme, quindi sicuramente se uno si fa male o comunque non può per una ragione qualunque partecipare, io non credo che la pariglia che venga sostituita. Sì, esatto, corrono assieme dal 1998, quindi diciamo una delle pariglie storiche più unite della Sartiglia. Ricordiamo che Corrado l'anno scorso è stato compositore del gremio di San Giovanni. E intanto è venuto il momento del brindisi e quindi si procede ormai rapidamente alla trasfigurazione del nostro componitore, che avverrà al momento della posizione della maschera, chiaramente. Ricordiamo anche che la maschera di oggi ha un colore diverso da quella di domenica. Sì, devo dire che questa è una cosa, diciamo, relativamente recente, perché purtroppo questa maschera era dello stesso colore di quella di San Giovanni. Era leggermente più stretta rispetto a quella di San Giovanni. Quella di San Giovanni è un po' più larga come forma interna, questa era leggermente più stretta, però poi purtroppo nel 1967, no 66, è successo che il compositore è caduto e ha rotto la maschera, e quindi è stata rifatta nuova, è stata rifatta di questo colore. Chi era il componitore caduto? Non si dice. No, non si dice. Anche perché poverino se lo porta avanti da mille anni questa storia, ogni volta è il compositore che ha rotto la maschera, non lo dico. Una maschera color cera, che rispetto a quella di domenica non ha i denti, giusto? Quell'altra, certo, ha i denti. Questa è più seria, diciamo, come aspetto esteriore. Siamo a Yamanna Tiziana Fanti, che visto inquadrata per un attimo. Eccolo, il primo piano della maschera che viene avvicinata al volto di Alessio Carau. Ecco, apposta la maschera. Compositori in questo momento è diventato, cioè il cavaliere è diventato compositore. Chiaramente si cerca sempre di mettere a punto la maschera in maniera che sia facile la visione all'esterno, la visione del cavaliere, perché è importantissimo che lui riesca a vedere bene, che non abbia difficoltà, perché sennò diventa un problema anche gestire la corsa.
E intanto è venuto a trovarci Antonio Sanna della Fondazione Sesartiglia, che racconta l'incursione di Antonio per raccontare insieme a noi questo momento fantastico della vestizione di Alessio Garaffi. E diciamo anche che ci ha bruciato domenica sera, ci ha bruciato perché pioveva e non è venuto. No, beh, domenica sera c'era uno stato d'animo non purtroppo è successo. Sto scherzando, chiaramente. Giustamente. E quindi niente, oggi siamo qua con una, diciamo, bella giornata, la gente sta affluendo e stiamo assistendo alla vestizione di Alessio, che ha già la maschera, stanno già legando la maschera. E quindi siamo a buon punto, sono le 11.40, 11.35. Con un bel anticipo. Sì, un bel anticipo, e saranno qui molto presto, quindi stiamo... Ma questo consentirà probabilmente la discesa di molti cavalieri, anche l'esecuzione, io mi auguro nei giusti tempi delle pariglie. Ah, i tempi sono stati rispettati anche domenica, il problema è stato che c'era la pioggia certo. Dopo la caduta in molti non se la sono sentita di effettuare l'evoluzione, del resto anche la caduta di Corrado Massida è stata determinata dal fatto che la sella fosse scivolosa certo. E nel ripoggiare il piede dopo aver eseguito il numero nel centrale girato non abbia più trovato l'appoggio, o meglio gli sia sfuggito l'appoggio, a quel punto lì al galoppo è stato un attimo poi perdere interamente la postura a cavallo. E numeri complessi come la verticale, come la piramide o il ponte volante, insomma certo. sono molto difficoltosi, proprio perché già sono difficoltosi normalmente in condizioni ottimali, figuriamoci se c'è la pioggia. Beh, se uno deve stare attento a non far scivolare certo. i piedi. C'è da dire anche un'altra cosa, che comunque tanti cavalli che comunque è il primo anno che fanno la Sartiglia, quindi trovandosi con l'impatto della gente all'uscita del portico, insomma, si bloccano un po' e poi ripartono, magari vanno con un po' di insicurezza. Poi la pioggia non ha aiutato senz'altro, i ritorni in sella, come abbiamo visto, a volte sono stati abbastanza scivolosi, come dicevate. Quindi, insomma, e quindi problematici. È abbastanza problematici, perché comunque si è cercato di fare il meglio, ma purtroppo quello è stato. Tra l'altro, secondo indiscrezioni raccolte nell'ambiente della Sartiglia, pare che comunque, nonostante la caduta, la pariglia di Corrado Massida, Ignazio Lombardi e Fabrizio Manca sia al secondo posto nel giudizio dei giudici, mentre dovrebbe essere stata la migliore evoluzione quella della pariglia di Elisabetta Secchi, che ha eseguito ugualmente centrale girato. Sì. Molto bello. Sì. Molto bello, non è stato l'unico, ma evidentemente ha colpito i giudici per precisione, per esecuzione. I compagni di pariglia erano Daniele Matu e Christian Sarais, e dovrebbero essere loro quindi ad essersi aggiudicati il primo premio della domenica. Anni comunque che la pariglia di Elisabetta Secchi fa quel numero, sì. Quindi oramai ce l'hanno abbastanza, l'hanno fatto abbastanza tante volte, quindi sono abbastanza esperto. Sono notizie ufficiose, sì, ovviamente ufficiose non ufficiali, quindi niente, volevo cogliere l'occasione per salutare tutti quelli che ci seguono già da stamattina su Facebook e sui social. Abbiamo, anch'io ho passato i vari link, il link di AETV comunque per tutto il mondo, dal Brasile, dagli amici, dai Sanna che abbiamo scoperto in Brasile come me, all'Argentina, al Belgio, addirittura ho passato personalmente all'isola di Zante in Grecia, dove si svolge una corsa all'anello. Abbiamo passato il link al presidente, quindi hanno apprezzato. Ci hanno scritto molto anche dall'Alca l'altro giorno, sì, dalla Croazia. Sì, sappiamo, sono loro, una rappresentanza è qua e sono molto contenti di essere qua. Vi faccio tra uscire. Le altre cose, è presente l'architetto che ha ideato il museo dell'Alca. E sì, ci stiamo guardando in televisione. Eh sì. Mentre i tamburini indossano la maschera. I tamburini indossano la maschera. Sì. Beh, oramai ci siamo, manca poco al cilindro. Parliamo di qualcosa che riguarda la Sartiglia, visto che il componitore ha appena indossato la maschera, di questa famosa sacralità che ogni tanto
viene tirata fuori, a volte in maniera corretta, a volte in maniera un po' scorretta. C'è stato un interessante intervento di Monsignor Tonino Zedda, canonico della cattedrale, che è delegato arcivescovile in gremio dei falegnami di San Giuseppe, in un articolo sulla Nuova Sardegna dei giorni scorsi ha parlato proprio, ha detto chiaramente di non chiamarla festa di carnevale, perché la Sartiglia è un rito sacro dall'inizio alla fine, dal momento dell'investitura del capocorsa sino alla benedizione finale. Ora non tutti magari saranno d'accordo, ma si parla di una sacralità non di tipo religioso, cioè una sacralità diversa. Noi stessi con gli ATV il giorno della Candelora proprio abbiamo avuto modo di parlare con Don Tonino di questo aspetto, e lui dice è chiaro che qui c'è un aspetto comunque carnascialesco, però l'aspetto del rito propiziatorio ha comunque una sua preponderanza. È evidente anche la devozione degli oristanesi in questo, no? C'è anche un altro aspetto, che è quello esoterico, cioè qui si va per simboli e quindi questo è esoterismo puro. Certo. Al momento in cui tutto viene ricondotto a un linguaggio, no? E quindi è chiaro che è una cosa seria, quindi se per sacralità si intende il fatto di non confondere il carnevale, quindi lo scherzo, con le cose serie, ecco, allora sono d'accordo che è sacrale. Però certo non sacralità in senso religioso, perché quando Suco Poidori dà la benedizione non sta benedicendo, sta augurando, non sta benedicendo, quindi sta facendo un gesto che può essere compreso da tutti. Vi voglio bene e quindi vi benedico, ma non è anche perché sacrale. Non gli compete il ruolo di benedire. Esatto. Non so se avete notato il tweet dal Giappone, e questo ci conforta. Arriviamo anche dall'altra parte, non so che ora sia in Giappone, ma stamattina ci è arrivato un messaggio, comunque da altri, ci sono arrivati messaggi da altri paesi dell'Asia, si sono messi la sveglia. Certo. Beh, la Sartiglia senz'altro è imperdibile per gli oristanesi e per i sardi comunque. Guarda che il contrario, è sera. È sera. No, allora aspetta, devo tornare a vedere il messaggio. Giappone è sera. E a New York che si devono alzare alle 5 del mattino. Ecco, forse allora il messaggio era newyorkese, lo sai, sì. bisogna ricontrollarlo. O forse erano i giapponesi che sollecitavano noi affinché anticipassimo la sveglia e la Sartiglia. Saranno giapponesi di New York? Non credo. Beh, potrebbe anche darsi comunque. Chi è passato di qua magari si è affezionato senz'altro a una manifestazione. Beh, così un anno avevano fatto un reportage, una televisione proprio giapponese aveva fatto un lungo reportage. Sì, esatto. L'anno che c'era Piergi Capocorsa. Esatto. Il messaggio arrivava da Singapore. Benissimo. Mi suggeriscono, erano svegli da un pezzo, a meno che non avessero fatto le ore piccole e si fossero alzati. Avranno bevuto un bicchierino in più, avranno fatto la nota del giorno. Nella serie sbrigatevi che Zeus capen de genai, vogliamo vedere. Quindi tutto in inglese naturalmente. Certo, ricordiamolo. Comunque salutiamo anche gli amici di Singapore. Questo era greco. Greco? Sì, greco antico. Ah, greco antico, ecco, giusto, non mi ero accorto. Ogni tanto. Intanto salutiamo anche le tante persone che stanno seguendo in questo momento la vestizione dai nostri maxi schermi posti in Piazza Cova e in Piazza Eleonora. Un caro saluto, come abbiamo Piazza detto. Roma anche. E anche in Piazza Roma. Un caro saluto, anche perché la vestizione, come abbiamo detto tante volte, non è un evento pubblico, è un evento che i gremi tengono molto come uno scrigno, e quindi non c'è spazio per tantissime persone. E quindi qua magari un po' di più, per il gremio dei contadini lo spazio è veramente piccolo. Ci stanno circa 300 persone, quindi è molto ristretto, cioè sembra grande, dire 300 persone sembra una cosa immensa, e poi alla fine appena che si riempie lo spazio diventa molto esiguo, e naturalmente... insomma bisogna stare attenti a non riempire molto, poi per non turbare in ogni caso anche tutte le fasi della vestizione.
Tempo fa era stato provato una vestizione in ambiente dove che potesse contenere più di 1000 persone, il palazzetto dello sport, dove era stata allestita una sorta di capanna nel 1980, se non sbaglio, ma non ha dato il risultato sperato, perché purtroppo l'ambiente deve essere raccolto, un ambiente troppo grande porta sicuramente, perde le caratteristiche. Perde molto. Intanto stiamo procedendo, il sole ieri, è abbagliante. Ieri mi è capitato di andare a vedere la Sagarelle Nanti, che è un'altra bellissima manifestazione del nostro carnevale, e devo dire a Santo Lussurgio è stata un'edizione bellissima. Sagorza Savud, chiaramente le galline sono di pelle, di cuoio. Sembrano un pallone da calcio, sì, però più o meno la pratica della corsa alle galline è stata interrotta un bel po' di anni fa. C'è stato il paese dell'Alto Oristanese che in questi giorni invece l'ha riproposta, sì. Mi dicono anche vive, probabilmente. No, non credo. Speriamo di no. Avrebbero avuto addosso mezzo mondo animalista. Comunque sta di fatto che la corsa si è svolta senza nessun problema, grazie a Dio. Insomma, c'è stato qualche piccola polemica con gli organizzatori, tra gli organizzatori delle forze dell'ordine, per cercare di tradizione, si faccia Sagarella dalle cantine a Sagarella. Si entra in cantina molto velocemente, cioè da sera un bicchierino dentro e stanno arrivando i cavalli, poi si rientra una volta passata. Adesso non vorrei ho fatto sempre cantina dentro, i cavalli li guardano dalla finestra. Lo sappiamo che è il tasso alcolico elevato. C'è anche il fatto che poi alla fine della corsa ti trovi dentro il cavallo, quindi in cantina, quindi bevi col cavallo. Questo mi è capitato di bere col cavallo. Però bisogna dire anche una cosa, sono anche tempi un po' diversi, perché negli ultimi anni i controlli anche per i cavalieri si sono fatti sempre più incessanti, e quindi i cavalieri non possono più bere, e questo penso che valga anche per la Sartiglia, no? Ci sono le analisi? No, assolutamente no. Vengono fatti dei prelievi anche ai cavalieri, quindi in ogni caso non è assolutamente impossibile che queste cose avvengano. È anche giusto comunque. Però ho notato che negli anni si sta acquisendo da parte anche dei cavalieri molto buon senso, ma non solo quelli di Oristano, che comunque in ogni caso sanno che è così, ma anche dalle altre parti si incominciano a intravedere, e di questo ne siamo molto contenti, si incominciano a intravedere le visite veterinarie, si incominciano a vedere i controlli tipo Santo Lussurgio. In questi giorni ci sono i carabinieri che effettuano, almeno l'anno scorso l'hanno fatto i carabinieri, il controllo dell'alcol test. Insomma, stiamo man mano e pian piano prendendo coscienza che comunque ci vuole un po' di rispetto per tutti quanti, quindi anche per se stessi, anche per se stessi in ogni caso, perché si hanno molti non lo sanno, ma avere 500 kg è un animale che ti senti sotto, insomma, è difficile anche da gestire poi in ogni caso. Parliamoci chiari, c'è anche un'altra cosa da dire che è importante, che secondo me è anche giusto, dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma certo. La Sartiglia ha fatto scuola in questo. Ma sì. Ha creato un sistema per cui la manifestazione non può essere, a meno che non succedano cose imponderabili, non ci possono essere degli incidenti volontari. Ecco, questo è il fatto. Esatto, bisogna perlomeno far di tutto per evitare che succedano. Poi certo, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, e l'abbiamo visto domenica con lo sfortunato episodio nello spiazzo della consegna delle spade. Però quello sarebbe come potuto sottolineava qualcuno, in qualunque contesto, parte, anche in scuderia. Ma sì, certo, assolutamente, quindi quelle sono cose che possono succedere ovunque, nei prati, dove sono al pascolo, una buca, un qualcosa. Purtroppo è stata una tragica fatalità, di questo siamo pienamente coscienti tutti. Sta di fatto che comunque le varie associazioni animaliste hanno gridato subito allo scandalo, hanno gridato e insomma
tutto quello che hanno chiesto oggi o ieri sui social che venga fatto, in effetti è stato già fatto ieri. Nei prossimi giorni avremo le analisi dell'autopsia dell'animale, purtroppo, e naturalmente non si ha nessun segreto e nessuno ha nessun interesse. Fondazione in primo luogo a coprire certe cose, comunque che non si copre niente perché non c'è niente da coprire. È stato un banale e sfortunato incidente che ci ha comunque addolorato molto e ci continua ad addolorare, questo sì. Ricordiamo tra l'altro che c'è una collaborazione stretta tra la Fondazione, l'Associazione Cavalieri e l'Università di Sassari, sì, con il veterinario l'Agris, la ASL, quest'anno. Esatto, con il veterinario Michele Pazzola, che si occupa di valutare il benessere di tutti gli animali che partecipano alla giostra, proprio per garantire una maggiore sicurezza agli animali stessi, ma soprattutto anche ai cavalieri e al pubblico che vi assiste. Assolutamente. E soprattutto diciamo perché nessun ministro, senza fare nomi, possa dire un accidente, che noi non abbiamo fatto le cose per bene. No, la cosa importante è diciamolo che, chiaro. Se qualcuno ha interesse ad approfondire questi temi, può andare su EIATV, dove ci sono 3 interviste in particolare che sono state realizzate il giorno delle visite mediche, sì, dove i veterinari spiegano bene quali sono state le visite effettuate e quanto sia importante affinché ci si svolga tutto nella massima sicurezza, che i cavalli siano sani e ben tenuti. Quindi io penso che al di là delle polemiche che ci sono state poi l'altro giorno, poi quello che appare e che mi auguro sempre più persone capiscano è che soprattutto in eventi come questo l'amore per gli animali è al primo posto i cavalli sono assolutamente protagonisti. Tore, il problema, cioè tu forse, non so se qualcuno ha visto la disperazione di Andrea, che è il cavaliere, sfortunato, quindi era giusto. Era afflitto, piangeva, no, non è una bella cosa da vedere, non l'avremmo mai voluto vedere una cosa del genere e naturalmente cioè, ci dispiace tantissimo. Ma tornando alle visite mediche, ho visto di persona, perché comunque ho assistito alle visite mediche, qualche giorno dopo, a sorpresa, i veterinari si sono presentati in una scuderia e hanno addirittura detto: questo cavallo non può correre perché ci è sfuggita qualcosa, vediamolo di nuovo, vediamo se può correre o non può correre, tutto qua. E poi alla fine è stato ritirato perché aveva un problema, quindi non sono stati attenti, forse di più, certo. Quindi è quasi maniacale la cura che si ha per il benessere animale. Chiudiamo questa parentesi della andava detta, diciamo, andava detta e andava spiegata, e soprattutto va digerita da parte di tutto il fatto che grazie a Dio i cavalli ad Oristano vengono trattati qualche volta meglio dei cristiani, punto. Ok. Torniamo un attimo alla vestizione e siamo alle fasi conclusive della posizione della maschera con i 2 fazzoletti che poi saranno, su cui verrà poi cucito il velo, e che tengono la maschera in situ in maniera che non si muova, perché il cavaliere possa non avere blackout di visibilità, insomma la posizionatura della maschera è fondamentale. Essenziale, fondamentale, perché poi dopo alla maschera addirittura poi va legato parzialmente anche il cilindro, perché vanno legati, il cilindro va cucito addosso alle fettucce della maschera che tengono la maschera, quindi è tutto un insieme naturalmente. Ecco, nonostante questa operazione sia stata fatta perfettamente domenica dalle Masaiedas Gaia Meconcelli e Giulia Solinas, purtroppo Francesco Castagna ha avuto i suoi problemi indipendenti dalla posizione della maschera durante Sanremada, perché era il momento in cui la pioggia cadeva forte dal cielo e le fessure degli occhi l'hanno trasformata in una specie di bacinella. Insomma, tutta l'acqua che gli andava sul viso. Nonostante questo ha compiuto un bellissimo numero a chiusura della corsa alla stella qui in via Mazzini, via Duomo, sul dorso del cavallo, che è stato applaudito purtroppo da meno spettatori di quanto tutti noi avremmo voluto, perché molti erano già scappati, perché in quel momento effettivamente il temporale era piuttosto intenso.
Intanto certo. Continuiamo a vedere le immagini che ci arrivano dalla casa di Tore Pruneddu, sì, in via Cracheras, sede anche dell'associazione Cracheras. Un cortile fantastico, una casa settecentesca con un granaio annesso con volta a botte pieno di quadri di arte contemporanea, perché poi alla fine l'associazione... Tenuto eccellentemente da Tore, che è sempre lì a lavorare, a vedere e a fare. Che è un gran signore. Che io però devo dire una cosa. È uno che sa far capire che cos'è la vera ospitalità della Sardegna. Questo bisogna dirlo, perché ho toccato con mano. No, noi siamo, quando abbiamo saputo che la sede sarebbe stata quella, eravamo abbastanza dispiaciuti, perché lui è un professore di inglese, ci sarebbe servito per il commento in lingua inglese della Sardegna. Mi ha detto, ma non posso venire, ho gente. E ne ha parecchia di gente. In effetti di gente ne ha tanta. Poi Tore è uno che scherza, quindi è abbastanza... Ha parecchia gente. Sì, c'è stata una pausa di un anno, perché l'anno scorso è stata fatta in, sì, in una piazza Sacro Cuore, sì, all'aperto, nella piazza, la vestizione, sì, di Alessandro Crobu. Ma credo che la prima vestizione in questo luogo sia stata quella di Aldo Cosso nell'85. Sì, esatto. Mi sembra, era ancora tutto, sì, diroccato, non era, non era ancora di proprietà dell'attuale proprietario, credo. Venne fatta nella prima stalla, sì, che, sì, c'era sulla destra, sì, sì, esatto. Un tavolo e le transenne, oggi è frontale, quindi aveva un'altra disposizione, ma c'era tantissima gente anche il giorno, tantissima, perché voglio ricordare l'amico Aldo, che nonostante il lutto in famiglia perse il padre, decise ugualmente di regalare a Oristano la mattina della domenica, e volle regalare comunque tutta la sua gioia di essere con Pomidori alla città di Oristano e agli oristanesi. E così disse quando smontò da cavallo la sera, che lo fece per gli oristanesi e per Oristano. Quindi è rimasto nel cuore di tutti. Grande Aldo. Eh sì. Ricordiamo, per i non oristanesi o per i non addetti ai lavori, che purtroppo è scomparso in un incidente stradale una quindicina di anni fa. Stupido. Stupido incidente. Proprio una scivolata dalla motocicletta è andata a finire sotto un furgone e purtroppo si è spappolato il fegato. Intanto Antonio ci abbandona. Sì, Antonio, grazie a tutti. Vai a trovare gli inglesi, che tu parli anche il sardo e l'inglese, dagli un po' di sostegno a questi ragazzi che vogliono te. Non possono stare, passa a salutarli. Ok, I will do that for you. Yes, okay. Oh, yes. See you later. Bye. Bye. Intanto ci abbandona Antonio, ti aspettiamo per le frittelle. No, per le frittelle, ti aspettiamo per le pariglie. Ti aspettiamo con la vernaccia. No. Che, insomma, l'altro giorno ci hanno proprio lasciato a bocca asciutta, ma questa cosa, insomma, mi dispiace, è una cosa che va un attimino aggiustata. Mangiare abbiamo mangiato. Mangiare però abbiamo mangiato. Grazie alla mia amica Bianca. Sa zippula, grazie all'amica Bianca. Fritture d'altri tempi con sapori non omologati, come ormai avviene in quasi tutte le pasticcerie. Ricordiamo che le zippole sono i dolci tipici del carnevale. E poi quando sono fatti in casa sono ancora migliori. Niente da... E intanto vediamo che continua il posizionamento della maschera. Sì, proprio mentre in cattedrale inizia a suonare la campana che ci ricorda che è mezzogiorno. Eh sì, è mezzogiorno. L'orario previsto era mezzogiorno per l'inizio, quindi è stato un bel anticipo. Presumibilmente a questo punto direi, Enrico, che verso l'una saranno già qui. Ma più o meno siamo sulla falsa riga dell'orario di domenica, non cambia molto, sì. Certo. Ma diciamo che col sole oggi ci dovrebbero essere anche meno problemi nello svolgimento della corsa, dovrebbe essere tutto più regolare, più rapido. Abbiamo anche compagnia dal cielo, vediamo l'elicottero della polizia che sorvola. Incessantemente. Non ci ha lasciato un momento da domenica, diciamo. Incessantemente. Anche perché ieri di nuovo qualcuno ha scambiato la festa per
qualcos'altro, magari esagerando un po', soprattutto giovani. Sì. Esagerando diciamo un po' con l'alcol, tant'è che qualcuno ha fatto la fila al pronto soccorso. Intanto ci salutano. Servirà di lezione anche questo. Ci salutano da Firenze, un amico di Iglesiente, e anche da Cagliari, un amico ingegnere, l'ingegner Murgia, che ci sta ascoltando mentre lavora. Insomma, fa piacere che la nostra voce arrivi veramente tutti e nelle case, ed è anche piacere, emozionante. Ma ci fa piacere anche che ci seguono in una giornata lavorativa. Sappiamo benissimo che oggi purtroppo, oggi è una giornata lavorativa per tutto il resto della Sardegna. Diciamo, per fortuna, per chi ce l'ha un lavoro. Certo. Sì, sono tempi abbastanza seri da questo punto di vista. E intanto vediamo ancora le bellissime immagini che ci arrivano da casa di Tore, dove il gremio dei falegnami sta compiendo il rito che porterà poi Alessio Garau a diventare su componitori, che scenderà qui nella Via Duomo accompagnato da oggi quindi 123 cavalieri. Sì. Mancherà la pariglia del componitori dell'anno scorso, Corrado Massidda, che l'anno scorso, ricordiamolo, insomma, ha compiuto una bellissima Sardegna. Io sono di parte, quindi non mi esprimo. Come se avesse qualche rapporto di parentela. Diciamo che, ma se vogliamo essere obiettivi, come Remada è stata nettamente superiore, no, nettamente no, non esageriamo, è stata superiore quella di Francesco Castagna di questi giorni. Ecco, magari. Però è mancata la stella. È mancata la stella invece, che invece. Sì, invece, esatto. L'anno invece scorso Corrado ha preso con lo stocco. Sì, con suo stocco alla seconda discesa, sì. E insomma, l'abbiamo riproposto in tante immagini questa. Diciamo che in comune i due compositori di questi ultimi due anni hanno avuto l'acqua. Perché l'anno scorso della domenica ha piovuto. Sì. O è piovuto, come si dovrebbe dire. È un periodo, diciamolo. La Sardegna aveva bisogno di quella giornata d'acqua. Sì, però San Giovanni poteva anche aspettare il giorno. Propiziarsi. Vabbè, almeno ha graziato i ragazzini della Sartiglietta, che invece ogni anno vengono puntualmente bersagliati. Ma ieri hanno goduto di una bellissima giornata di sole che si sta riproponendo oggi qua a Oristano. Ieri c'erano veramente tantissime persone, era una giornata fantastica e abbiamo goduto di evoluzioni incredibili, questi ragazzini e bambini sui cavallini della Giara. Ricordiamo che poi qua a Oristano, e non solo, ci sono dei circoli ippici che coltivano la passione per i cavalli con i tanti bambini che probabilmente sognano un giorno di scendere la stella. È Luigi. Sì, scusa, mi stavo controllando il giornale per vedere un pochettino che cosa diceva del commento di quello che è successo ieri, perché purtroppo, insomma, sono stati atti di teppismo e sono cose che purtroppo dispiacciono. Sì, anche perché rovinano la festa. Che rovinano la festa inutilmente, perché poi io posso capire il ladro che ne ha un'utilità, ma il teppista non lo capisco, non fa dei danni e basta, senza averne un'utilità. Allora non diamogli troppa importanza, esatto. Mi sa, e sorvoliamo. Sì, esatto. Ecco, invece possiamo parlare invece dei cavalli, per chi non è esperto, in base a che cosa viene la scelta tra gli anglo-arabi sardi oppure tra il puro sangue inglese? Che caratteristiche diverse hanno, oppure sono facilmente gestibili entrambi? Ecco, sono facilmente gestibili entrambi. Un tempo il puro sangue inglese era nettamente più veloce dell'anglo-arabo. Come mai? Per caratteristiche genetiche? Per caratteristiche genetiche, morfologiche, mm-hmm, proprio genetiche. E quindi uno che voleva fare una bella discesa o aveva numeri poco importanti da fare, insomma, perché se no non ti danno neanche il tempo di fare il numero, chiaramente preferiva il puro sangue. Oggi l'anglo-arabo ha una morfologia, diciamo, la razza si è evoluta anche grazie all'Istituto di Incremento Ippico di Ozieri, che è della Sardegna, che ha sede a Ozieri, e che ha quindi fatto in modo che il modello del cavallo, quindi la statura, la morfologia proprio, sì, del cavallo si sia evoluta, e che quindi adesso sono assimilabili. Adesso, cioè, sono assimilabili anche come prestazione, come velocità, come resistenza, Resistenza, certamente. Devo dire che l'anglo-arabo è un ottimo cavallo, è usato in
tutto il mondo. Il Saint-Français non è altro, il cosiddetto Saint-Français non è altro che un cavallo e un anglo-arabo praticamente, cioè il cavallo nasce arabo. Sì. Il puro sangue inglese è una razza che si è come dire specializzata, non mi viene la parola, l'evoluzione è stata cercata, è una razza come il Doberman, sì. è una razza che è stata creata, sì. No? selezionando sì. Mi è venuto il termine giusto, selezionando i vari soggetti che avevano quelle caratteristiche, che quindi hanno tramandato geneticamente quelle caratteristiche, affermandole sempre di più, selezionandole sempre di più. Questo è il puro sangue inglese. Nodello lungo, quindi fragile come esile, diciamo, come struttura, però molto veloce, molto fatica, insomma, il puro sangue è il galoppatore per eccellenza. Il cavallo invece da lavoro, il cavallo che può fare più, da monta, più da monta, è anche saltatore, sì. È il guarda, che per esempio nel polo, che è uno sport di fatica prolungata, di molta, diciamo, fatica di per il cavallo, ecco. Di resistenza, sì. Ma un giocatore di polo cambia tre cavalli durante una partita, perché non si può reggere una partita, un cavallo non regge una partita, no? Proprio perché per i continui dietro front, per gli sforzi che fa, certo. Cambia di direzione, è una fatica. Usa il criollo, che è un cavallo che viene dall'Argentina, è una razza tipica dell'Argentina, tarchiato, grosso, ma è anche di forza, un cavallo che ha potenza. L'anglo-arabo assomiglia abbastanza al criollo, anche l'anglo-arabo sardo potrebbe farlo, anche perché il criollo viene domato in maniera da essere guidato con una sola mano, certo, invece con l'altra chi gioca a polo deve tenere, quindi è la classica monta da lavoro. Sì, una mano deve essere libera, sì. Come quella che i cowboy avevano, la mano libera per la pistola, sì. o per il fucile, e invece gli indiani per l'arco, insomma. Anche se l'arco sì, ha bisogno di due mani. Infatti erano abilissimi nel staccare entrambe le mani. Tanto più il velo. Anche il velo è diverso rispetto a quello della domenica. Sì, il velo viene messo in maniera diversa. Il velo è sempre, diciamo, un velo, quindi viene messo in una maniera diversa, perché proprio non si fa quel pizzico, proprio quella pieghetta che viene fatta, ecco. La stanno facendo in questo momento, ma poi verrà diciamo coperta dal cilindro. Dal cilindro. Almeno così era la tradizione, poi non so se quest'anno cambino. Chissà poi come si sono istituzionalizzate, ecco, queste anche pratiche. Perché adesso non abbiamo più una sicurezza di niente. Ecco, vedete, e serviva soltanto fare quella piega, serviva soltanto a indicare la metà del velo, probabilmente in questo caso. Infatti, come vedete, adesso viene stirato sulla fronte e poi verrà cucito. In modo da farlo scendere, esatto, sulle spalle. Esatto, nella maniera uguale. Pari, sì, sì. Ecco perché è stato tenuto un attimo il velo a metà, vedete come viene ben stirato e poi viene piegato. Adesso viene cucito anche, in modo che non si muova. Splendide il costume della sposa di Oristano nei suoi sgargianti colori rosso e oro, bianco, rosso e oro. E ricordiamo che il colore di Oristano sono proprio quelli, il bianco e il rosso, che sono i colori di Oristano. Ecco, invece allora possiamo parlare della variante proposta da su secondo e su terzo della pariglia del componitore di domenica, cioè Federico Fadda e Mauro Secci, che non hanno indossato il costume di Oristano. I commenti, comunque, c'era un po' di scetticismo all'inizio. Era bellissimo. In realtà alla fine non stonava rispetto al fianco al componitore, era un costume assolutamente elegante, il copricapo non ricordava minimamente il cilindro, ma ricordiamo noi che invece il copricapo utilizzato dal capocorsa della festa di San Juan, Ciutadella de Minorca, festa gemellata con la Sartiglia. Che è una sorta di tricorno. Sì, sembrava un po' un abbigliamento settecentesco, sì, francese. Sì.
Ma probabilmente diciamo, diffuso anche nell'Europa nobile. Sì, diciamo, esatto, nobiliare più. Sì, senza andare a cercare probabilmente. Le mode erano diffuse anche allora. Esatto, sì, sì, sì. Anche perché... Intanto se mi fa piacere, chiedo alla regia di mostrarci, facendoci comunque vedere da una parte ancora le immagini della vestizione, un'intervista che abbiamo fatto l'altro giorno ai tamburini, che ci hanno raccontato un po' quali sono i ritmi che accompagnano questi momenti. Prego la regia. Siamo il gruppo Tamburini e Trombettieri Città di Oristano, accompagniamo il gremio di San Giuseppe, quindi il martedì carnevale e la Sartiglia. La colonna sonora della manifestazione, i trombettieri e i tamburini accompagnano i momenti salienti della manifestazione, tra i più importanti, tra i passi dei tamburini più importanti abbiamo Suvassi su Compoedori, che sono tra i più antichi, Suvassi Strada che accompagna il corteo, insomma tanti momenti della Sartiglia vengono associati a squilli di trombe e a rulli di tamburi. I tamburini appaiono all'incirca 400 anni fa, sono state fatte delle ricerche in cui segnala la presenza di un tamburino, due tamburini che accompagnavano sempre i momenti salienti della manifestazione e lo spostamento del gremio. Oggi il ruolo e la presenza dei tamburini trombettieri è diventata ormai fondamentale. Abbiamo avuto questo cambio generazionale, abbiamo delle vere e proprie associazioni, quindi con tanti tamburi e tante trombe, perché la manifestazione in sé è cresciuta e si ha bisogno di tantissime persone. Sono cresciuto con lo squillo di trombe e il rullo di tamburi e quando passavano i tamburini, parlo di, ho 43 anni, parlo all'incirca di 30 anni fa, accompagnavo col corteo i tamburini muovendo le mani e ascoltando, insomma. Mi sono innamorato della Sartiglia. E intanto torniamo, abbiamo sentito l'associazione dei tamburini e trombettieri, descrizione. Ci hanno raccontato un po', ma poi anche quella è una passione, no? Anche, non tutti nella Sartiglia vanno a cavallo, c'è un grande sforzo organizzativo intorno alla Sartiglia, è vero Enrico, insomma la fondazione deve mettere in piedi una macchina enorme. Beh sì, rispetto a qualche anno fa diciamo che c'è stato un netto salto di qualità, la Sartiglia un tempo era esclusivamente corsa alla Stella e Pariglie, è giusto il giorno della Candelora per iniziare la festa, in realtà si è capito che si poteva sfruttare questo momento, sebbene non sia esattamente un periodo di alta stagione, il mese di febbraio o al massimo di marzo, periodo in cui ricade il carnevale, però sicuramente rispetto a qualche anno fa il movimento che si è creato in città è nettamente superiore, sono aumentate le bancarelle, c'è stata l'idea di creare questo villaggio Sartiglia dove ci si raccoglie un po' chi non assiste direttamente sul percorso alle evoluzioni dei cavalieri, può passare qualche ora in compagnia di amici, gustare i sapori tipici della Sardegna, osservare la corsa dai palchi, dai maxi schermi, così come avviene in Piazza Eleonora, in Piazza Roma. E salutiamo allora tutte le aziende che sono lì in Piazza Cova e che sicuramente ci stanno seguendo in questo momento, e gli auguriamo che anche per loro sia una Sartiglia proficua, perché sono queste occasioni anche per guadagnare, perché comunque la nostra cultura deve essere un'opportunità di lavoro, di crescita per tutto il territorio, e noi ringraziamo tutti quelli che hanno investito anche
in questa manifestazione che, come diceva giustamente Enrico, richiede un grandissimo sforzo organizzativo sia da parte delle istituzioni, sia da parte della fondazione, sia da parte di tanti privati che ogni anno danno una mano affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Certo, anche perché l'attenzione è cresciuta, il numero di ospiti, di persone che vengono ad assistere è cresciuto esponenzialmente, e quindi si è pensato di sfruttare questa manifestazione come volano, non unico per carità, della città di Oristano, che ha tante altre cose da proporre. Ecco, forse magari ogni tanto ci si fissa troppo sulla Sartiglia anche fuori stagione, in periodi in cui poco ha a che fare con il resto delle manifestazioni, però devo dire che Oristano questi ultimi anni ha un'offerta culturale nettamente superiore a quella a cui eravamo abituati sino a una ventina di anni fa. Certamente. Però non può che farci piacere, ovviamente. Certo, indubbiamente, però la Sartiglia, certo, resta l'avvenimento cardine, sì. Anche perché la sua tipicità, la sua unicità non possono che portare in quella direzione. Diciamo che anche la riproposizione dei Sartigli è fatta in luoghi diversi da quelli che Oristano, al di fuori, sì, da Oristano. Oggi pare quanto mai inopportuna, insomma, perché proprio perché mi sembra giusto che il tutto venga riportato a che la gente venga ad Oristano a vedere questa bellissima manifestazione. Intanto sentiamo ancora il rullare dei tamburi, mentre sì, le mani sapienti delle Masayedas cuciono il velo. Ormai manca poco, eh. Sì. Anche in questo caso, Luigi, l'ingresso del cavallo in mezzo a tutte queste persone richiede una grandissima attenzione. Certo, però qui è molto meno problematico, essendo all'aperto, è molto meno problematico. L'unico problema è la gente, il cavallo arriva in un luogo che non conosce e che soprattutto però gli può essere spaventato dalla gente, ma devo dire che da alcuni anni la gente ha capito che l'importanza di fare in modo che il cavallo si senta a suo agio e che quindi si comporta proprio in maniera molto 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 educata. Ecco, questo magari un po', sì, meno avviene lungo il percorso, soprattutto in via Mazzini, quando l'ora si fa tarda durante le pariglie, perché si continua a utilizzare i flash. Poi con la diffusione degli smartphone la questione è addirittura peggiorata, gli appelli a poco servono a quanto pare. Volevo dire che durante la vestizione, e quindi durante il coso di Francesco Castagna, quando è montato a cavallo c'era un silenzio che sembrava di essere in piazza di Siena a Roma durante lo svolgimento del concorso ippico internazionale. Intanto vi religioso dicono silenzio. Che il nostro commento sta andando in onda anche su Telecosta Smeralda, siamo contenti, ringraziamo l'amministratore Michele Soru che ha scelto di mandare in onda questa diretta con il nostro commento, e anche il sito della Nuova Sardegna e tanti altri siti e portali sardi e non solo che stanno rimbalzando l'embedded, cioè il link della nostra diretta. Mi preoccupa questo perché non vorrei essere tanto importante, non siamo abituati. Anche perché le figuracce vengono amplificate. Ringraziamo anche tantissime persone che mi dicono dalla regia, ci stanno seguendo da Milano, c'è la nostra bravissima Laura Fois che sta curando tutta la parte di social media management, dalla regia dove c'è Giulio Giambalvo e dove ci sono i commentatori per la lingua inglese Bettina Borvelli e Jérôme Bottiglier, per la lingua sarda Alessio Mura e Alessandro Martometti, che stanno ancora curando le dirette parallele, anche chi si collega al sito della fondazione o a IATV può switchare l'audio e scegliere di sentire o in sardo, in italiano o in inglese. Approfitto di questo momento di pausa, diciamo, per chiedere la traduzione di switchare. No. No, quello grazie a Dio lo sappiamo. Ecco, siamo arrivati a tracliccare, switchare, oramai lo sappiamo che cos'è. No, volevo semplicemente, visto che hai nominato Milano, ho un caro amico in questo momento in una sala operatoria di Milano per un problema veramente serio. Volevo semplicemente fargli un in bocca al lupo da parte della Sardegna. E da parte di tutti noi, sì. Intanto vediamo queste belle inquadrature che ci arrivano
dalla vestizione, dove la nostra regia ci mostra un pubblico veramente folto. Siamo molto contenti, tantissime persone anche in questo martedì soleggiato, e devo dire che tutto sommato, Enrico, anche se martedì, le tribune sono piene. Sì. E questo è bellissimo. C'è ancora qualche posto disponibile in vendita di biglietti in qualche palco, però vediamo che alle nostre spalle dovrebbe essere la tribuna B, quella che dà direttamente sulla cattedrale. Bella piena. I posti iniziano a scarseggiare alquanto. La vendita è stata ottima anche quest'anno, la vendita dei biglietti, e ricordiamo che comunque garantiscono un notevole introito alla fondazione, che riesce così a giostrare la macchina organizzativa e a garantire l'efficienza della manifestazione. Anche perché, come ho detto da domenica, purtroppo la manifestazione di Oristano si svolge a febbraio e i contributi per questa manifestazione arrivano quando arrivano, a ottobre. Sì, a volte a ottobre c'è solo la delibera della giunta regionale, esatto, quindi, ma non i soldi in banca, per cui insomma, qualche difficoltà c'è. Si naviga a vista spesso, sì. Purtroppo un po' di programmazione in più non guasterebbe. La stessa fondazione spesso ha richiesto certezze, ma anche gli stessi cavalieri, che ricordiamo spendono parecchi soldi per garantire una manifestazione. E qualche volta hanno dovuto soffrire per i ritardi della regione Sardegna, hanno dovuto soffrire. È inutile che la regione si vanti di avere tutte queste manifestazioni, quando poi, pur promettendo e pur avendo il compito istituzionale di sostenerle, le sostiene in maniera ritardata. Questo è il problema. E lì sono sempre poi i problemi dei contributi pubblici, che risentono di tempi a volte molto lunghi. Per questo ancora di più è importante sottolineare l'apporto dei privati, che invece consentono una liquidità economica che consente di pagare in tempi molto più stretti le tantissime, certo, aziende che collaborano alla realizzazione non solo della diretta televisiva, ma anche dei palchi, delle aziende che poi, certo, puliscono, fanno il servizio d'ordine, cioè è una macchina organizzativa veramente grande. E che hanno dei costi notevoli anche loro, elevatissimi, sì, per cui devono essere rimborsati. E devo dire anche che tutti questi imprenditori si sono sempre messi una mano sulla coscienza e hanno favorito il più possibile, riducendo il loro margine di guadagno pur di favorire la manifestazione. Intanto giro una domanda che ci arriva da Firenze al nostro Luigi: ma quest'anno ci saranno cavalli bianchi alla Sartiglia? Continua l'epopea del cavallo bianco inesistente. Guarda, ieri ho parlato con Stato Lussurgiu, con uno dei massimi esponenti dell'equitazione isolana. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, infatti gli ho detto proprio: guarda, questi grigi bellissimi, che mi sono messo a ridere, ho detto che qualcuno chiama Bianchi, e anche lui, Salvatore Micheli, mi ha guardato e mi ha detto: purtroppo. Sì. Taltore Cuvedu disse i cavalli bianchi, e così fu. Fu che l'esimio dottor Cozzoli corresse al volo e disse: non esiste. E insieme, come poi sappiamo, è andata a finire così, che insieme al cavallo bianco si decretò anche la morte del principe azzurro. Anche sui colori dei cavalli possiamo fare un breve excursus, raccontare ai non esperti che differenze ci siano, certo, tra i manti. Fondamentalmente i manti sono tre, poi ci sono le variazioni sul tema, ma fondamentalmente sono tre. E sono i bai, che hanno un mantello marron, sì, bruno. Bruno scuro, e la criniera e la coda nera. Poi ci sono invece i cavalli grigi, che possono essere grigio pomellato, grigio scuro, grigio chiaro, grigio ferro, comunque fondamentalmente insomma sono di colore chiaro, no? Sul bianco, però la criniera bianca oppure la criniera nera, a secondo della sfumatura del colore. E poi la terza razza è il sauro, che invece ha il cavallo sauro invece ha il manto bruno, e la criniera e la coda dello stesso colore, cioè bruna.
marron, chiamiamolo. Sì, marron scuro. Che sicuramente ci fanno capire anche un po' meglio quali sono le razze che sono anche presenti alla, che sono presenti alla Sartiglia. Quali sono le razze predominanti, cioè le razze che sono più presenti alla Sartiglia? L'anglo arabo e il puro sangue inglese. Ne abbiamo, ma come mai, un po' parlato prima. È una questione di caratteristiche proprio per la corsa, certo, giusto? Certo. C'era anche qualche variazione, se non sbaglio, di razza. Sì, ci sono gli anglo-arabi sardi. L'anglo arabo che non è considerato sardo perché è un anglo arabo che non è nato in Sardegna e che quindi non è stato selezionato dalla razza sarda. Poi ci sono i puro sangue inglesi, poi ci sono il selle italiano, il cosiddetto selle italiano, e poi il selle francese, che è un'altra razza, è l'anglo-arabo che è nato in Francia, che si chiama selle francese. Tanto vediamo che stanno proseguendo, ormai siamo lì, il cilindro sta per arrivare. Non sono presenti quasi mai in Sardegna i grandi saltatori, che sono il cavallo belga, il cavallo Hannover, il cavallo irlandese, che sono invece cavalli che hanno più la predisposizione al salto. Sì, per i concorsi ipici, sì. I concorsi di equitazione. Anche se non ha niente, cioè il Selle Français ha dato modo, Japelou, che è un cavallo che ha vinto 2 Olimpiadi, se non sbaglio, era un Selle Français ed era quindi un anglo-arabo come il nostro, un cavallino che non gli davi sembrava un soldo di calcio, perché era un cavallo che era un 65, mi sembra, garrese, quindi né più né meno come i nostri, anzi i nostri sono anche più alti, quindi, però zompava tanto che ha vinto 2 Olimpiadi. Intanto continuiamo a vedere questa bella panoramica, ci mostra le tantissime persone che poi stanno oltre le transenne, perché c'è solo una parte dove evidentemente il gremio ha fatto accomodare i parenti, gli amici più stretti, il gremio stesso, le persone, sì, gli invitati, qualche fortunato, sì, con l'invito. Le altre persone sono al di là della transenna, ma comunque penso possano godere di un'ottima vista. È stato fatto, allestito un bellissimo palco, i nastri lo coprono in qualche modo dall'alto, con appunto nastri che, lo ricordiamo, sono rose e azzurri, perché sono i colori di questa giornata. A differenza del gremio dei contadini, che invece utilizza il rosso fuoco. Non dico rosso Ferrari. Stavo per dirlo io. Viste le tue passioni. No, è diverso. Restiamo in Sardegna. ecco, questa è un'altra prospettiva interessante, che ci mostra un controcampo su tutto il cortile interno di questa casa, che ha una corte veramente fantastica, perché dall'esterno non si vede assolutamente nulla. Certo. Classica casa campidanese, muri alti e cortile quasi, corte interna. Quasi da chiostro, sì, da matrimonio. Da hortus conclusus, direbbe qualche esperto di architettura. Sì. Ecco il cilindro che viene dato da Masai Armanna alle Masaiedas, perché non lo mettano in capo al Scopoidori. Diciamo che questo cilindro è un cappello molto particolare all'interno di questa maschera. Sicuramente non sardo. Sicuramente poi non è entrato sardo nella tradizione della Sartiglia, ma sicuramente non sardo, perché sappiamo benissimo che il cilindro. Ma se pensiamo che è diventato un copricapo tradizionale anche sudamericano, fa molto pensare. Evidentemente dà un senso di altezza, di superiorità, maggiore ieraticità. Più che il cilindro è la bombetta, che è sudamericana. Anche la bombetta, sì. Ma il cilindro poi, che il costume è portato anche dall'Alternos, del cagliaritano, sì. È una... Vabbè, evidentemente un parte di origine nord-europea. Dice anche molto sulla storia della Sardegna, no? Che ha avuto vicissitudini sicuramente incrociate con... tante popolazioni che non chiamerei invasori, ma che sono state qui da noi, insomma, hanno convissuto. Vabbè, con noi, tendiamogli la mano. No. Però io penso che il cilindro sia stato usato in Sartiglia dai primi del Novecento, non credo prima. Sì, più o meno il periodo in cui diventa di moda, in cui la borghesia di tutta Europa inizia, certo, o meglio, la nobiltà, cioè, di tutta Europa inizia a utilizzarlo, sì, in maniera costante. La borghesia usava la bomba. Sì.
o la paglietta. E intanto approfitto di questo momento anche per ringraziare Alessia Pirastu, che è la nostra conduttrice, che in questi giorni ha imperversato per tutto l'Istano intervistando tantissime persone, protagonisti e non protagonisti di questa bellissima festa, e che nei prossimi giorni potete andare a rivedere sul canale della Fondazione, su IA TV, un sacco di interviste coloratissime e simpaticissime dove si respira veramente l'aria di festa. È il bello di internet, che può consentire a tutti di partecipare alla festa anche quando questa è già finita, di rivederne i momenti. Eh sì. Di studiare i dettagli, di assaporarne le gioie. O anche per i cavalieri, per vedere che cosa hanno fatto. Cosa hanno combinato. Cosa hanno combinato. Eh sì. Oltretutto le immagini sono veramente fantastiche. L'altro giorno, devo dire, per le pariglie abbiamo notato che comunque la visibilità era veramente scarsa e che probabilmente anche la regia ha avuto veramente grandi difficoltà a tenere bene l'assetto, anche se sono stati veramente fantastici e hanno veramente dato prova di grandissima professionalità. Ricordiamo che tutte le maestranze coinvolte sono sarde e che c'è veramente una dimostrazione che in Sardegna ci sono delle competenze incredibili e che si possono fare coprire in maniera veramente completa degli eventi come questo, che richiedono uno sforzo produttivo enorme. Ci sono 16 telecamere sui percorsi, tantissimi tecnici che poi fanno i suoni, che stanno in regia, che si occupano dei replay, che quindi insomma partecipano affinché tutti possano vedere da ogni parte del mondo nel miglior modo questa grande festa. E questo è un grande vantaggio della Sartiglia di oggi, che diciamo immortala tutti i vari avvenimenti, però ha anche un risvolto non positivo per ciò che riguarda gli errori che si possono commettere, che quindi sono visti da tutti. Ai tempi sono in miei, visione, quando correvo io, che non c'erano tutte queste cose, si bleffava molto, nel senso guarda, che si raccontava, insomma, era un po' come i pesci dei pescatori il giorno dopo. Esatto, esatto, che diventano sempre più lunghi, più grandi. Ho preso un'orata da un chilo. Pesano di più e sono più grandi, chissà. Beh, dai, perché. Tu però devi essere felice, perché di te restano intanto delle immagini, perché tu sei uno dei cavalieri, certo, che ha delle immagini di datate 77. Ed è già tanto. Certo. E poi c'è una foto tua epica che è in un libro bellissimo, per chi voglia sapere di più, no, della Sardiglia. Non farla vedere. No, non oggi no. Vedere. Però perché l'altro giorno mi hanno già preso in giro, perché dice, ti hanno messo in televisione quando eri ragazzino. E gli ho detto, certo, scusa, possiamo farlo. Intanto vediamo qua che la regia ci offre delle bellissime immagini che ci fanno già vedere come la Via Duomo si stia gremendo di persone, e dall'altra parte la vestizione. Stavo dicendo che questo libro, che si può acquistare qua nell'Infopoint, dove ci sono tantissimi bellissimi oggetti, in particolare le bellissime rosette, scritto da Maurizio Casa e Francesco Vino, che è anche il direttore della fondazione, racconta molto bene la storia della Sartiglia e dei gremi, in particolare del gremio dei contadini. Poi ci sono tantissime altre pubblicazioni interessanti, ce n'è una in particolare di Raimondo Zucca, che è il libro della Sartiglia, è un po' più datato, ma ci dà tantissimi spunti. Raimondo Zucca e Mauro Falchi. Sì. Beh, anche la storia della Sartiglia, adesso ci sono diversi studi su Savi Piemaio, su com'è che si sia arrivati, no, a fare questo mazzetto di mammole, che poi presto vedremo anche nelle mani di Alessio Garau, che insomma fanno sì che sempre, ragazzi sempre giovani continuino a interessarsi, a raccontare in qualche modo quello che è il nostro retaggio storico. Ecco, adesso è venuto, queste quadrature mi ha fatto ricordare il fatto che il cilindro del martedì, come vedete, è calzato dal suo compoidore, mentre invece quello della domenica sembra posato soltanto, una sorta di aureola. No, di aureola, cioè che non faccia parte, diciamo, del costume, sì, ma che sia un qualche cosa sospeso, che serve soltanto per vedere, per abbellirlo, sì, e basta. Sì, di sospeso. Questo invece sembra proprio che sia funzionale. Poggia sulla testa in maniera più in maniera funzionale decisa, per coprire. Sì, sì. E mi diceva
Francesco stamattina, Francesco Castagna, su Pomodori di Domenica, che purtroppo ogni tanto doveva scuotere il cilindro perché gli si formava proprio un rigagno, una sorta di fiumiciattolo nelle falde del cappello. E quindi doveva scuoterlo per poter far scendere l'acqua. Intanto allora vediamo queste immagini molto suggestive che ci mostrano come Samasai Amman stia dando indicazioni molto precise alle due Masaiettes. Hanno già fatto numerose prove durante queste settimane dal momento dell'investitura del Componitori, che ricordiamoci avviene con qualche mese di anticipo rispetto alla Sartiglia. Diciamo che generalmente il gremio di San Giuseppe è più celere nel nominare il proprio capocorsa rispetto al gremio di San Giovanni, che invece tarda un po' di più a seconda del periodo in cui cade il carnevale nel calendario. Il gremio di San Giovanni sceglie i giorni attorno all'8 dicembre oppure poco prima del Natale per nominare il proprio capocorsa, mentre generalmente i componitori del gremio di San Giuseppe viene ufficializzato a metà autunno. Possiamo anche dire che in questo caso era ampiamente prevista la nomina di Alessio Garau, non ne hanno fatto mistero né lui né il presidente del gremio. Nel sottolineare ripetutamente il bellissimo rapporto che tra di loro esiste, che va oltre probabilmente un rapporto di amicizia, quasi un rapporto tra padre e figlio, quindi la scelta non poteva che in fondo ricadere su Alessio Garau, certo, il quale dal canto suo può vantare un'ottima esperienza in Sartiglia e delle credenziali notevoli anche come qualità da cavaliere. Ricordiamo che ha fatto su Segundo già parecchi anni fa, quando fu Componitori paratore, sempre per lo stesso gremio di San Giuseppe. Bene. Squilli di tromba. Moltissime persone anche assiepate davanti ai nostri maxischermi che salutiamo, e tantissimi che ci stanno seguendo da casa, siamo molto contenti. O in giro con tablet e smartphone. Anche quello. Se vogliamo raccontare un po' anche di aneddoti locali, diciamo che i cavalieri sono tanti, tutti hanno un massimo rispetto per i due gremi, però sappiamo che qualcuno è più, come dire, ben voluto dal gremio dei contadini e qualcun altro invece da quello dei falegnani. E viceversa, quindi, anche i cavalieri stessi. Certo, stiamo dicendo, c'è un feeling particolare, per cui sappiamo già che se uno aspira a fare il suo Componitori, qualcuno non lo farà mai per un gremio o lo può fare invece per l'altro, ecco, e viceversa. Poi ci sono anche quelli che non lo faranno mai, vabbè, e basta. Quello è un fatto, insomma, ci sono, ma non si arrendono. Però insomma questo fa parte anche della... Il posto è uno, una volta all'anno si può fare, punto e basta, insomma, non è che si possa... Sì, sono sempre due su 126. Esatto, e quindi insomma è chiaro che la percentuale è molto bassa, però ripeto, c'è sempre da dire che ci sono delle simpatie, ci sono delle... dei rapporti interpersonali particolari, sì. Per cui sappiamo già che chi possono essere, chi è nell'ambiente, sa già chi è papabile per fare ciò con Componitori di un gremio e chi invece chi è papabile per l'altro. Tu l'hai fatto per entrambi, Luigi? Io l'ho fatto per entrambi, ma i tempi miei eravamo molto meno di 126, si correva in 50 e di cui una ventina erano di fuori, quindi parlavamo di una percentuale di 1 a 30, non di 1 a 120, quindi certo, era molto più facile farle. Diciamo che se si poteva fare anche più volte, c'è stato qualcuno che ci teneva molto a fare il suo Componitori e che l'ha fatto addirittura 5-6 volte, non è un problema. Io onestamente devo dire che una volta fatto per l'uno e per l'altro, a me piaceva correre, non è che, e avere gli occhi puntati addosso e fare per fare il suo che ha su Componitori, quindi i riflettori puntati, dover stare attenti a tutto, insomma, onestamente non è che mi facesse, fatto sì perché insomma fa piacere farlo, però una volta fatto
Basta. Era molto meglio fare la corsa normale, senza... Sì, come Papa Ratzinger, che è diventato Papa emerito, ma ha lasciato i compiti più gravosi. A Franceschiello. A proposito dei tanti cavalieri che poi hanno corso la Sartiglia e venivano da fuori, mi dicevano i miei genitori che venivano a fare il tifo per i due seneghesi che correvano qua, Peppino un periodo che ha conosciuto mio padre, Gerardo Gubed e poi anche Peppino Areste, Mastinu. Che correva e, insomma, c'era Domenico Giusai, c'erano altri che correvano, sì. Ma non erano, e quindi cioè, noi andavamo a fare il tifo per i nostri. Io la prima volta che faccio con Poidori ho corso con Agostino Madau, che era un Ostinedo, che è un valente cavaliere di Seneghese. Ma è bellissimo che questa cosa, che dà anche un po' l'idea che la Sartiglia è il carnevale di tutto il territorio. Il no? Bello è che era la prima volta che correva in Padiglia. Io l'ho fatto, l'anno l'ho fatto di martedì, nel 1964, e quindi la domenica, quando siamo andati a correre la Padiglia, mi ha detto: la curva dov'è? Io ho detto: guarda, è lì ed è a sinistra. Non avevo mai neanche visto il percorso, però a cavallo, grazie a Dio, ci sapeva andare, per cui non è che fossero molti problemi. E fu così che decisi di non correre più. Fu così che andammo dritti e arrivammo alla stazione. C'era problema. Intanto la regia ci vedono ridere e ci inquadrano, mentre vediamo ancora delle immagini splendide dove Samassai Amman sta continuando a dare indicazioni sempre più attente affinché si compia il rito. Questa inquadratura ci mostra come Samassai stiano cucendo ormai il cilindro e diciamo che ci siamo. Posso fare un salto all'indietro? Perché qualche giorno fa mi raccontava il mio amico Gianni Carta di Sedilo che, ora non ricordo se il padre o il nonno, da Sedilo giungeva a Oristano durante i giorni della Sartiglia partecipare assieme agli oristanesi alla manifestazione. Ebbene, rimanevano praticamente in sella per due giorni, dalla domenica al martedì, a Oristano, tra un pranzo, una cena, qualche riposino rubato qua e là, e dopodiché si tornava a Sedilo a cavallo, naturalmente, solamente la Sartiglia conclusa il martedì. Ricordiamo che Sedilo è a 35 km circa, forse sì, se non di più. Io cavalli da Seneca li portavo montati, io portavo i cavalli... Noi scendevamo con i cavalli da Seneghe, io ho sempre corso con cavalli, molte volte ho corso con cavalli seneghesi, e poi me ne avevo anche acquistato uno bellissimo da zia Tony Weiss, non so se l'hai conosciuto, grande allevatore, grande esperto di cavalli, una bellissima bestia che si chiamava Mark Twain, un grigio ferro pomellato, Mark Twain, splendido, che tra parentesi aveva acquistato poi un cavaliere internazionale, insomma, aveva fatto poi perché era un cavallo che è in grado di fare gare importanti e che qui in Sardegna, insomma, era un po' sprecato, e aveva acquistato Vittorio Orlandi, che cavaliere che ha fatto le Olimpiadi, mica... E quindi si veniva a piedi, si portava il cavallo in groppa. Ecco, su con Poidori adesso è vestito. E mi ricordo che in queste discese, quando si portava giù il cavallo e poi si riportava a Seneghe, avevamo le nostre tappe dove ci fermavamo a rifocillarci. Visto che anche tu allora non disdegni, dici sempre che sono io. No, tu adesso, io adesso ho smesso. No, anche io ho smesso, sono proprio di famiglia. Ma quando eravamo ragazzini, insomma, ci davamo anche dentro. Il bere e mangiare non ci mancava, anche perché a cavallo si bruciava molto, per cui dovevi riacquistare energie. Esatto. Come ho detto già l'anno scorso, per chi ci ha seguito, io non ho mai montato un cavallo, ma ho montato moltissimi asini, perché mio nonno, ma mio zio, andavano al bestiame con gli asinelli, e quindi anche noi più piccolini accompagnavamo. Anche perché tieni presente che lì il cavallo era considerato un animale nobile, e quindi la bestia da fatica, la bestia da somma era l'asino. Sì, assolutamente, ma in tutte le case a Seneghe c'era
c'era l'asino, era il mezzo di locomozione perfetto. E vi dirò di più, che per come è configurato il territorio montuoso del Montiferru, per il sughero, per la legna, era anche l'unico modo per portare giù il legname, non c'era altro sistema. E questa è una cosa che ho vissuto anch'io, anche se non sono anziano, perché comunque ci sono delle cose che hanno efficacia nei secoli dei secoli. Certo. non c'è scampo. Poi sono arrivati i pick up. E poi arrivarono i pick up giapponesi. Un paese di asini, dove c'era solo asino, cavalli pochissimi, era Paulilatino. Paulilatino era proprio un posto dove quasi tutti andavano in giro con gli asini. Eh sì, no, ma il cavallo era una ricchezza, chiaramente. Era una risorsa nettamente superiore. Superiore, sì. Questa inquadratura ci mostra già la via. Forse. Dove poi si uscirà. Sì, è il termine del percorso. Il termine del percorso dove dopo la curva, poi la risosta. Dopo la curva di San Francesco in via Sant'Antonio, sì. Per consegnare le spade. Qui si consegneranno le spade e la regia ce lo mostra con Marco Di Stefano, probabilmente non per caso, anche perché stiamo iniziando a preparare le camere per l'arrivo del capocorsa, che tra una mezz'oretta si deve riposare. Qui. Non si riposerà mai, no, allora, e quindi ci metterà anche di meno. Perché prepari le camere? Tanto va al piccolo trotto, vanno al piccolo trotto le massaiette, anzi mi sa che vanno al passo. Non ci abbandonare mai, ti prego. Siamo a quasi due ore di vestizione. Sarà che sono stanco, per da tre giorni sono un po' tardo, arrivo alle battute dopo due giorni. Sì, Enrico, stavi giustamente notando che stiamo vedendo da una parte la vestizione che si sta compiendo, dall'altra gli spalti che chiaramente non sono pieni come l'altro giorno, ma comunque si stanno riempendo. La tribuna A è praticamente piena, lungo i percorsi assiepate alle transenne ci sono tantissime persone, e allo stesso modo sulla tribuna B ci sono tantissime persone comunque che si stanno affollando la parte soprattutto antistante la stella, sopra di noi praticamente, quindi proprio davanti all'ingresso della Porta Santa, e invece più verso la piazza, chiaramente più avanti, e gli ultimi arrivati prenderanno posto lì. non c'è scampo. Beh, un tempo possiamo dire, anche sino a pochi anni fa, quando il numero dei posti in tribuna era nettamente inferiore, i marciapiedi di via Duomo e via Mazzini erano pressoché impraticabili. Ci voleva un quarto d'ora per compiere 20 metri a volte. E forse, insomma, rendeva ancora più affascinante la Sartiglia, però le esigenze dei tempi moderni sono queste, ed è anche giusto far assistere al numero più elevato di persone alla giostra. Ricordo che prima di mettere questi tribunoni, diciamo, il sagrato della chiesa però era sopraelevato, per cui c'era la possibilità comunque di assistere alla Sartiglia anche dalla parte alta c'era il terrapieno, qui non c'erano le scale, c'era il terrapieno proprio dove siamo posizionati noi con gli alberi, con gli alberi, e quindi c'erano poi tutti che si mettevano sugli alberi, insomma c'era possibilità, anche diciamo che però anche la gente era meno, perché era una manifestazione oristanese e venivano solo gli oristanesi a vedere la Sartiglia. Tra l'altro architettonicamente, a mio parere, molto più bello il sagrato con gli alberi di questa modifica fatta ormai più di 20 anni fa, che la rende Piazza Cattedrale troppo simile ad altre piazze europee, forse poco identitaria, poco questo oristanese vero, rispetto al passato. Il terrapieno era bello, però devo dire che non è stato no, per carità, la trasformazione ha perso un po' di caratteristica, ha perso qualche caratteristica sicuramente, però io non lo trovo, cioè molti l'hanno criticato questo sistema dei mattoni messi di costa, invece secondo me è una cosa molto bella. Purtroppo no, è la perdita degli alberi, secondo me, che secondo me questa piazza ha avuto un piccolo problema, piccolo grande problema, che è quello di aver trovato le scale antiche, e quindi hanno dovuto modificare il progetto, perché se fosse stato tutto scalinata probabilmente sarebbe stato più bello. E tanto abbiamo visto anche purtroppo cambiare il progetto, perché si sono trovate le antiche scale della reggia di
di Mariano IV, sì, credo, degli Arborei, e quindi hanno dovuto modificare il progetto. Intanto ecco, siamo a un momento importantissimo della vestizione, perché le Masaiedas stanno appuntando la camelia sul velo nella zona del petto di Alessio Garau. La camelia che non è rosso scarlatta come quella della domenica, ma è più rosata. Intanto vediamo che veramente come la trasfigurazione privi il capocorsa di qualsiasi emozione, la lascia a noi, e questo è probabilmente la magia più grande di questo personaggio così etereo. Sì, da fuori però, perché stai tranquillo che è emozionato. Dentro sta sudando le sette camicie. Eh sì. Adesso sale l'adrenalina in circolo e quindi diventi insensibile al dolore, a tante cose, però stai tranquillo che la senti. Emozione tanta. È sicuramente grande anche l'emozione dei gremi, del gremio dei falegnami, che oggi ha la responsabilità di questa corsa e di questo componitore. Ma è stata una buona scelta. Una pariglia anche in grado di fare degli ottimi numeri in via Mazzini negli anni passati, anche se oggi ovviamente per motivi legati al ruolo non compirà un'evoluzione acrobatica. Avrà però modo di dimostrare la sua valenza in tutti gli altri aspetti, tutte le altre fasi della corsa. E soprattutto qui in cattedrale, che dove è il signore incontrastato. Ci scrivono dalla Bulgaria, ci scrivono da Buenos Aires, ci scrivono da... Ecco, Buenos Aires, la sveglia è suonata presto. Si vede che voi siete uomini di mondo, sapete che ore sono negli altri posti. Devo azzumare in un scritto resti in domo mia, e questo è un problema enorme per me. Però, insomma, questa cosa che soprattutto mi viene da pensare, forse per un po' di nostalgia che legano i sardi al Sud America, che sono tantissimi sardi in Sud America, in particolare in Argentina, dove c'è un circolo dei sardi che si chiama proprio Radici Sarde, che è molto attivo e anche nei sardi di terza generazione conserva un carattere identitario fortissimo. Oltretutto ci seguono anche dal Brasile, dove c'è, dovete sapere, a Rio de Janeiro un ristorante che si chiama Casa do Sardo, e da dove trasmettono moltissime trasmissioni televisive, anche di Eia TV, e ci guardano con affetto. Andiamo sardi alla Casa mondo. Do Sardo. Andiamo, sì. Dai, forza Luigi. Andiamo in aereo, andiamo. Facciamo un salto dietro all'angolo, sì. Intanto si fanno da parte un po', vedo trombettieri e tamburini stanno probabilmente iniziando a cercare una posizione più consona, lasciare spazio al destriero che tra poco entrerà, farà il suo ingresso nella casa di Via Anjoy. Ricordiamo che Alessio Garau monta il cavallo Quarnero Step, un anglo arabo, mentre su secondo Gianluca Russo monta Mingo, un puro sangue inglese, e su terzo Cumponi e Andrea Solinas monta Prodi, una femmina sella italiana. Sì. Cenno biografico della Sartiglia, dal punto di vista della Sartiglia di Alessio Garau, lo vogliamo dare ai nostri spettatori. Corre dal 2000, quindi è un cavaliere del nuovo millennio, sedicesima Sartiglia, certo, abbiamo detto che è già stato secondo qualche anno fa, mentre Gianluca Russo e Andrea Solinas hanno qualche primavera in più, qualche compleanno sartigliesco in più alle spalle, visto che dal 1997 si cimentano sul percorso di Via Duomo e Via Mazzini, anche se Andrea Solinas ha dovuto saltare perlomeno un'edizione della Sartiglia per un brutto infortunio non legato però alle questioni della corsa. E intanto continuiamo a vedere le splendide immagini che ci manda Davide Corona, che sta curando la produzione dalla vestizione, con, ricordiamolo, l'assistenza
di Sandro Corona, le camere di Lucio Frau, Mauro Strazzera, Mauro Pes e Maurizio Abis. Intanto, mentre la vestizione procede in via Duomo, sta per fare il suo ingresso, anzi ha già fatto il suo ingresso, non inquadrata dalle nostre telecamere in questo momento, Eleonora D'Arborea, ovvero colei che dalla Proloco è stata scelta per impersonare il ruolo della giudicessa, e alle sue spalle col corteo la corte medioevale della famiglia regnante su Oristano, che al passo sfila di fronte alle tribune. Dopodiché ci sarà spazio per qualche maschera, poi arriveranno i più seri e più consoni alla manifestazione, costumi sardi, e quindi sarà la volta del gremio che accompagnerà e scorterà il Componidori verso via Duomo. Il luogo della vestizione non è lontano dal luogo del percorso, diciamo che in linea d'aria saranno sì e no 300-400 metri, però ovviamente a cavallo bisogna aggirarsi per le vie del centro storico e ricongiungersi verso deve per forza passare Mano, via Aristana, sì, per cui deve passare per forza via Aristana, per cui il giro che fa è sempre lo stesso, arriva, fa un pezzo di via Sanferino, fa via Ottoca, via Aristana e torna sulla ex 131, sulla via Cagliari, sì, per poi arrivare in Piazza Manno e scendere in Sierra di Santa Maria. Esatto, mentre terminata la corsa alla stella prenderà via Eleonora, via Dritta, piazza Roma, e quindi arriverà in via Mazzini, dove si svolgerà la corsa delle Pariglie. Certo. Abbiamo detto queste vie come se tutti conoscessero Oristano perfettamente, però insomma, ci scusiamo con chi non è. Li invitiamo a fare a fare il giro di Oristano. Una bella visita a Oristano. Ma guarda, la prossima volta mandiamo anche la mappa online. Potrei chiederla alla giuria, adesso, sono molto bravi, la regia lo potrebbe fare. Guarda, lascia perdere, sennò poi quando torniamo lì ci picchiano. Non chiediamogli cose inutili, cioè inutili, impossibili. Tanto qualcuno ci scrive: martedì grasso al lavoro, niente Sartiglia, e questo un po' ci dispiace. Ecco le due immagini sovrapposte della via Duomo e della Marco Di Stefano, che ci mostra queste immagini della nostra Eleonora, gli scudi con l'albero eradicato degli Arborea e i colori di Oristano, stemma della famiglia, sì. Eh sì, ricordiamolo anche che per tanti anni è stata quella la bandiera dei sardi, probabilmente, che è la bandiera dei quattro mori che oggi ci rappresenta, in realtà è arrivata successivamente. Ecco Eleonora che si fa vedere sulla sua sella da Amazzoni, bellissima. Ricordo che le selle da Amazzoni hanno un sistema per cui la donna porta le gambe da tutte e due le parti, dalla stessa parte, non cavalca il cavallo, cioè non ha le gambe una da una parte e una dall'altra del cavallo, bensì c'è un sistema che tiene sotto il ginocchio, cioè una sorta di arcione doppio, che ti permette di fare in modo che sia seduta con le gambe tutte e due dalla stessa parte, un po' come si sedevano le nostre mamme, le nostre nonne sulle vespe. Una bellissima dama davanti a noi che sfila, mentre dall'altra parte su Componidori sta proseguendo la vestizione. Vediamo che tutti i figuranti che montano cavalli e che sono in costumi del tempo di Eleonora hanno tutti le selle con i sottocoda, che è tipico proprio della selleria sarda,
Suserdazzo Sardo ha sempre, è sempre guarnito col sottocoda, questo per evitare che scivoli in avanti la sella. Ecco, magari meno tipico il cavaliere che mastica un chewing gum, sicuramente meno tradizionale, ma e poco medievale, probabilmente poco a tono con la corte di è del caucciù arrivato direttamente dalla, dalle Indie, non ancora, non ancora, non poteva, non ancora, sì, non ancora. Mancano ancora Colombo non è ancora anni, partito 50 anni mancano sì. Circa Isabella non aveva no, ancora sganciato la moneta più. Per fare la spedizione. Intanto vediamo una bellissima corte che sfila sotto la nostra postazione, ci fa stare un po' meno soli perché comunque la vestizione è lontana da qui. Come abbiamo già detto, noi commentiamo dalla via Duomo e la vestizione invece si svolge nella via Solferino e quindi sì, ingresso in via Angioi. Ingresso via Angioi, che questo aggancio consentirebbe a Enrico di raccontare a tutti quelli che ci seguono l'importanza della figura di Gian Maria Angioi, a cui i sardi devono un triennio rivoluzionario mancato, e però rappresenta sempre un grande nome per noi. Certo. Diciamo mancato nell'esito, ma mancato. Non nella volontà. Nella esatto. Volontà. Devo dire che dove vestono i suoi compagni era un sito su cui persistevano le mura di Oristano, cioè via Solferino era al di fuori delle mura e via Angio invece era dentro le mura, tanto è vero che il proprietario di questa casa ha trovato un pezzo di muro delle fondamenta, poi lì si arriva fino a Portigetto, esatto. E quindi le ha messe in evidenza e mi ha detto anzi che vorrebbe ancora scavare un po' per mettere ancora meglio in evidenza questo pezzo di muro che ha trovato sotto casa sua, proprio all'interno del capannone, del cortile, proprio della parte coperta. Della parte coperta. E quindi vorrebbe metterci poi un lastrone di vetro, sì. Un po' di plexiglass, insomma, in maniera da renderlo visibile a tutti quelli che lo volessero. Possiamo dire che Oristano forse non si è evoluta troppo bene in anni passati, stiamo parlando di un secolo e mezzo fa, distruggendo le mura, distruggendo la porta Mari in Piazza Manno, stravolgendone un po' le caratteristiche, cancellando anche dei tratti di bellezza che sicuramente la città giudicale possedeva. Certo, purtroppo non è stata attenta a conservare ha voluto usufruire di spazi che poteva trovare fuori. Esatto, anche perché il territorio al momento non era ancora certamente occupato, ricordiamo in poche foto di inizio Novecento di via Cagliari, assolutamente deserta, mentre forse è il caso di lasciare la storia e passare all'attualità, visto che il cavallo Quarnero Step sta arrivando sotto la postazione del componitore Alessio Garau, ecco, e che in questo momento si fa silenzio. Bardatura. Tutti sono in religioso silenzio, il cavallo deve riconoscere il proprietario, chi lo deve montare, e quindi il suo compagnone si fa riconoscere dal cavallo o con la voce o col tatto, accarezzandolo, e quando il cavallo riconosce si mette molto meglio, si tranquillizza, ecco, questo vuol dire. Il suo compagnone è montato a cavallo direttamente come per tradizione dal Samesa, dal tavolo su cui è stato vestito. Non può toccare terra perché sennò sarebbe questioni scaramantiche. Ecco, scaramantiche soprattutto sarebbe un sacrilegio, perché oramai lui è l'uomo Dio, quindi non deve assolutamente infangarsi toccando terra. Un altro dei motivi per cui il suo compagnone si corica sul cavallo uscendo è che chiaramente non può rimanere dritto, perché sennò batterebbe la testa, soprattutto quando usciva dalle case dei contadini e dei falegnami, quando la vestizione veniva fatta in casa, e deve uscire per forza, quindi inchinandosi, e allora si inchina, non si poteva inchinare verso avanti perché sarebbe stato un atto di deferenza, sarebbe stato una diminuzio di quello che è il suo ruolo, e quindi si corica verso l'indietro proprio per valentia, per non inchinarsi verso la terra. Guarda il cielo quando esce e non la terra. Intanto tutto
è andato per il meglio. Suco Poidori è già uscito. È in via Duomo, arrivano i costumi sardi. Ecco, bellissima questa immagine che ti dà la e grazie a Dio il sole enfatizza la bellezza di questi colori. Esatto, abbiamo vissuto inverni più rigidi di questo, invece oggi sembra proprio una giornata di tarda primavera. E io direi che a questo punto un bel sorriso di questa bella ragazza ce lo consente, stacchiamo un attimo e noi continuiamo comunque a streamare senza interruzioni, potete continuare a guardarci e torniamo però appena su Componitori giungerà nella via Duomo. A dopo.